Buongiorno, ben ritrovati, rieccoci in diretta puntuali come sempre alle 12 insieme a voi, vi accompagniamo in questo mercoledì per 2 ore e mezza, naturalmente con tutti gli aggiornamenti di cronaca. Oggi c'è davvero molta cronaca da raccontarvi e poi faremo apriremo una finestra sul tema degli incidenti stradali, perché purtroppo quasi quotidianamente all'interno dei nostri notiziari vi diamo conto di tragedie che si consumano sulle nostre strade, spesso le vittime sono giovani, giovanissimi, allora cercheremo di dare alcune informazioni su quelle che possono essere le misure di precauzione, di prevenzione da adottare per evitare queste tragedie. Andiamo incontro ad una stagione estiva che porterà sulle strade molte auto, molti mezzi per gli spostamenti, per le vacanze, ma anche per gli spostamenti in giornata per raggiungere le mete balneari o la montagna, e quindi cercheremo insomma di dare alcune anche semplici regole per evitare che anche questa estate si trasformi in un bollettino di guerra per le stragi sulle nostre strade. Ma come detto c'è la cronaca in primo piano e purtroppo dobbiamo darvi conto di un tentato femminicidio all'Arcella a Padova. Dunque una 50enne infermiera è stata accoltellata dal marito dal quale si stava separando. L'uomo nel 1999 era stato condannato proprio per un femminicidio. Iniziamo così la nostra diretta con il servizio che arriva dalla nostra redazione di Padova. Ha afferrato il coltello da cucina e l'ha colpita alle spalle mentre stavano discutendo all'interno del loro appartamento in via Beato Cafasso nel quartiere Arcella di Padova. Non voleva che la loro storia d'amore finisse, un amore malato, ossessivo per Stefano Fattorelli, 51enne, finito in carcere ancora una volta per aver usato violenza nei confronti di una donna, una 50enne infermiera padovana con cui stava divorziando. Non è la prima volta che l'uomo è coinvolto in un fatto di sangue, è pluripregiudicato per omicidio e stalking. Nel 1999 a Grezzana, nel veronese, Fattorelli uccise con 33 coltellate l'ex compagna dell'epoca, Vilma Marchi. Per questo omicidio era stato condannato a 12 anni di carcere, ma ne aveva scontati 6. Poi era stato condannato per stalking nel 2011 per aver minacciato e perseguitato una psicologa 54enne conosciuta mentre era in carcere, con cui aveva iniziato una relazione. Fattorelli era tornato così nuovamente in cella. Una volta uscito di prigione aveva iniziato una nuova vita e poi aveva conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, che ieri, in preda alla rabbia, ha coltellato alle spalle durante l'ennesima discussione. Il tentato omicidio è avvenuto nell'appartamento che avevano condiviso per un po' di tempo all'Arcella, un rapporto che era finito, lo testimoniano anche i messaggi che l'uomo scriveva su Facebook lo scorso 20 aprile. Ieri la donna era andata lì per chiarire, conosceva il passato del suo ex, ma non pensava che potesse nuovamente arrivare a tanto. Colpita alle spalle, ha iniziato a urlare disperata. Le sue grida hanno allarmato i vicini, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati in via Cafasso, i militari hanno trovato la donna riversa a terra e ferita. Portata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita. Stefano Fattorelli ha tentato la fuga in strada, ma è stato bloccato e portato in caserma, poi arrestato ancora una volta. E nel corso di questa diretta torneremo su quanto accaduto all'Arcella con la nostra Valentina Visentin per ulteriori aggiornamenti. E purtroppo continuiamo a parlare di violenza sulle donne, perché un uomo è stato condannato a 3 anni e 6 mesi proprio per violenza nei confronti della moglie. I fatti si erano svolti nella casa della coppia a Venezia. È stato condannato dal Tribunale di Venezia ad una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione al termine di un processo con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie. I fatti risalgono al 2018. L'uomo era rientrato nell'abitazione della coppia a Castello in stato di alterazione alcolica e, dopo aver minacciato la moglie con un coltello, l'aveva costretta a subire un rapporto. In casa erano presenti anche i due figli della coppia ed era stato lo shock provocato ai bambini a convincere la madre a sporgere denuncia. Peraltro, la donna aveva raccontato che prima di allora non si erano verificati episodi analoghi.
Il processo si è svolto con rito abbreviato, un percorso più rapido che ha permesso uno sconto di un terzo della pena. Dopo la denuncia, la vittima si era dovuta trasferire in una casa alloggio a Roma, ma la donna si era anche dovuta separare dai figli che erano stati accolti dai nonni. E torniamo alla morte del 17enne travolto e ucciso da un agente della polizia ubriaco e tornato in libertà. Morgano, paese dove il ragazzino, la vittima, viveva, c'è la rabbia e naturalmente c'è il dolore profondo dei genitori. Non perdoneremo mai, dicono Claudio e Barbara Pavani, due genitori della giovane vittima di Davide. Un poliziotto non può sbagliare così, è inaccettabile. Noi, dicono, siamo condannati a vita. All'immenso dolore si aggiunge la rabbia. I genitori di Davide, Claudio e Barbara Pavanna, sono appena tornati dall'obitorio. Da poche ore sono venuti a conoscenza che all'investitore di loro figlio sono stati revocati gli arresti domiciliari. È proprio una presa in giro. Una presa in giro. Siamo arrabbiati. Siamo arrabbiati e... no, non c'è perdono per lui, non c'è perdono, non c'è. Mi dispiace per la mamma sua, ho un po' di cuore per la mamma. Lei ha chiesto il numero di telefono della mamma di Samuel? L'ho chiesto perché dopo magari i tempi passano, non c'è più la possibilità di averlo, però non so se lo userò. Cosa vorrebbe dirgli? Io ho un figlio morto, lei un'assassina. Di perdono non vuole sentire parlare, nemmeno il padre. Mai nel perdono. Più tempo passa, più forte sarà di non perdonarlo. Perché un figlio è un figlio. Per Claudio questa tragedia poteva essere evitata. Io ho bevuto anch'io da giovane qualcosa, perché non ho mai bevuto. Però bastava una piccola birra e io mi girava la testa, perché non ho mai bevuto e fumato. Però quando correvo, se andavo piano, 50 all'ora, 40 all'ora, 50 all'ora. Ma questo è imbriaco. Al minimo faceva 150 all'ora. Dove andava se non sei a posto? Vedere che voleva uccidere. Un poliziotto insegna a noi come comportarci. No, sbagliare così, cioè, no, è una cosa inaccettabile. Signora Barbara, lei chiede venga fatta giustizia, ha fiducia nella giustizia? Non è che non abbia fiducia, ma sono cauta. Nella loro villetta, immersa nella campagna di Morgano, i due genitori non si danno pace. Perché io sono condannato a vita adesso, perché mi manca per tutta la mia vita finché morirò. E vado a vedere ogni giorno l'obitorio, vado ogni giorno, perché non ho le forze, andrei anche 2-3 volte al giorno a vederlo. E potrebbe esserci una svolta nella vicenda della pensionata travolta e uccisa da un'auto nel Padovano, a Cittadella. Le indagini si stringono intorno al pirata della strada. C'è una pista ora che potrebbe portare i carabinieri alla persona che ha investito e ucciso Gabriella Beltramello. La pensionata, 73 anni, è morta dopo un intervento chirurgico e una notte dopo lo schianto, avvenuto davanti a Villa Giusti a Cittadella, a soli 200 metri dall'abitazione della vittima. Sull'asfalto era rimasto uno specchietto retrovisore dell'auto del pirata della strada. Il modello è stato individuato. Difficile dire che chi era alla guida non si sia accorto dello schianto. Si tratta di un Alfa Romeo Giulietta e, incrociando altri indizi e forse anche le immagini delle telecamere della zona, il cerchio a quanto pare si sta stringendo attorno a chi ha provocato la morte dell'infermiera in pensione. Altre informazioni potrebbero arrivare dall'autopsia disposta dal magistrato che sta indagando sull'accaduto e che si svolgerà nelle prossime ore. E allora parliamo proprio di sicurezza sulle strade e do il mio benvenuto e lo ringrazio per essere con noi a Antonio Paolocci, comandante della Federazione Polizia Campo Sampierese. Buongiorno comandante, grazie davvero per essere con noi. Grazie a lei, buongiorno e buongiorno ai suoi telespettatori. Allora comandante, lei insieme ai suoi agenti siete ogni giorno sulle strade. Io le chiedo subito quali sono i comportamenti
errati naturalmente che più volte rilevate, l'uso del cellulare, la disattenzione che spesse volte abbiamo capito dalle indagini essere alla base degli incidenti, più o meno gravi che siano. Purtroppo lei ha già toccato un tasto fondamentale, determinante. La distrazione è tra le maggiori cause degli incidenti stradali, con punte veramente impressionanti, che si raggiungono soprattutto quando appunto ci distrae per qualsiasi situazione, per qualsiasi cosa, ma soprattutto quando ci si distrae per utilizzare lo smartphone, magari con le mani, appunto, perché in questo momento, quando si fa questa operazione, ci si stacca le mani dal volante, e quindi tutte quelle operazioni che sono, come dire, in simbiosi con la guida del veicolo vengono meno. E quindi l'elemento distrazione è fondamentale, soprattutto, purtroppo, dico, è causa spesso di incidenti stradali con conseguenze veramente letali anche talvolta. Sappiamo che è necessario, quando si è alla guida, non staccare le mani dal volante. Spesso la distrazione è anche magari cambiare stazione all'autoradio, perché non tutte le auto hanno i comandi sul volante, ma poi pensiamo, magari si riceve una telefonata, ci si concentra, anche se magari le mani sono sul volante, su quella telefonata, e si toglie l'attenzione alla strada. Alle volte basta davvero poco perché succeda l'irreparabile. Purtroppo è così, oramai è un fenomeno di dipendenza. La dipendenza dal cellulare, dallo smartphone, si constata e la si vede in qualsiasi situazione. Ormai siamo entrati in simbiosi con questo strumento e bisogna avere la forza veramente di capire, di comprendere che quando ci si mette alla guida del veicolo bisogna staccarsi completamente da questo dispositivo. Appunto, lei diceva giustamente, non solo lo smartphone, ma anche altri dispositivi che sono presenti in auto. Mi viene in mente il condizionatore dell'auto, mi viene in mente l'autoradio, una disattenzione in generale che ci fa perdere la cognizione della strada, e quindi è come guidare ad occhi chiusi, e quando si guida ad occhi chiusi naturalmente non si vede quello che ci sia di fronte. Se a questo si aggiunge poi magari altri comportamenti, pensiamo all'elevata velocità, il mix è deleterio. Diciamo che noi italiani siamo un po' affezionati a livello proprio di violazioni al codice della strada, ai limiti di velocità, agli eccessi dei limiti di velocità, diciamo la violazione più ricorrente. E quindi, insomma, il combinato disposto tra limite di velocità, distrazione e disattenzione naturalmente crea i presupposti per situazioni veramente drammatiche. E noi, come polizia locale, ma in generale tutte le forze dell'ordine, siamo impegnati soprattutto nell'attività, in una campagna di sensibilizzazione costante attraverso attività di educazione stradale nelle scuole, informazione soprattutto rivolta verso i giovani, proprio perché vivono in simbiosi soprattutto con questi dispositivi, mi riferisco al telefono, soprattutto in particolar modo con le sue app, e l'obiettivo è proprio quello di renderli consapevoli, no, del grave pericolo che tutti quanti corriamo, non solo chi è alla guida, ma soprattutto chi si va a incontrare, ecco, e la guida distratta naturalmente è un elemento determinante, fondamentale. Dobbiamo assolutamente metterci nell'ordine di idee che quando ci si mette alla guida del veicolo bisogna solo guidare la macchina e non pensare ad altro. Comandante, dalla vostra esperienza, non sul campo, su strada, sono soprattutto i giovani, abbiamo capito, perché quelli più dipendenti in qualche modo dalla tecnologia, ma anche i più grandi dimostrano al volante comportamenti sbagliati? Ma guardi, le statistiche in generale dicono che il 60% degli italiani, che di qualsiasi età, insomma, che siano giovani, che siano meno giovani, che siano dirigenti, che siano professionisti, utilizzano il cellulare in macchina. È una statistica veramente preoccupante,
con picchi anche in determinate zone d'Italia abbastanza preoccupanti. E quindi questo è un fenomeno che riguarda non solo i giovani, ma riguarda un po' tutti. E quindi, diciamo, l'appello che noi facciamo è a tutti quanti i titolari di patente che si mettono alla guida del veicolo di assolutamente non utilizzare nessun dispositivo, al di là del cellulare, PC, computer, tablet, altri dispositivi che fanno parte del mezzo, perché in queste situazioni il pericolo di incidente aumenta vertiginosamente. Mi permetto di dire non solo chi è al volante, ma anche chi è in sella ad una bicicletta, perché spesso vediamo persone in sella a biciclette che hanno magari le cuffie alle orecchie, che magari pedalano tenendo in mano il cellulare, che spesso non rispettano quelle che sono le basilari regole del codice della strada. È vero che non serve avere la patente per guidare una bicicletta, anche se forse anche qui magari qualche lezioncina servirebbe, perché spesse volte vediamo comportamenti che possono poi diventare pericolosi per se stessi ma anche per gli altri. Ah, lei ha assolutamente ragione, perfettamente ragione. Spesso passa il messaggio che chi è alla guida della bicicletta, conduce la bicicletta, magari è sottratto, viene sottratto al rispetto delle norme, quelle più basilari, elementari. Ma si vedono tutti i giorni, si incontrano tutti i giorni i ciclisti, anche con i monopattini. Ci è capitato anche di imbatterci in queste situazioni. E quando naturalmente vai a, come dire, a fare il controllo, eseguire il controllo e a informare queste persone, sembra quasi che la norma non sia conosciuta, e questo è veramente sorprendente. Bisogna fare veramente un'opera di prevenzione importante da questo punto di vista, attraverso campagne di informazione, ma anche, diciamo così, di controllo e quella minima sana repressione che delle volte magari incide maggiormente rispetto alla semplice informazione. Quindi l'impegno nostro, e soprattutto, ecco, speriamo che venga raccolto da tutti quanti, dobbiamo migliorare questa situazione, queste condizioni, perché le vite che vengono perse sulle nostre strade quotidianamente, noi qui nel Campo San Pierese abbiamo avuto nell'ultimo mese incidenti stradali dove sono accaduti incidenti molto gravi, dove si sono perse vite umane. Ecco, l'importante è l'appello che venga naturalmente raccolto e che questa situazione, sicuramente con l'aiuto di tutti, si cerchi di migliorare. Lei ha parlato giustamente di controlli e quindi anche abbiamo parlato della prevenzione, però poi anche c'è la fase della repressione. Non sempre però le forze a disposizione, sappiamo quello della la carenza di personale umano tra le forze dell'ordine sempre presente, quindi si fatica anche ad essere sempre ovunque presenti per gli incidenti stradali, ma in tutte quelle altre forme di sicurezza che sul territorio sono necessarie, e quindi formule magari di aggregazione un po' come quella che vi riguarda può essere l'arma migliore, vincente, per dare queste risposte ai cittadini. Non c'è dubbio, siamo in una fase veramente di difficoltà da un punto di vista delle risorse umane, le risorse economiche sono sempre meno. Dobbiamo cercare di lavorare, appunto, come diceva lei, sull'associazione, sull'aggregazione, sull'ottimizzazione delle risorse. Noi, ma insieme anche alle altre forze dell'ordine, c'è un ottimo coordinamento anche con la cabina di regia della prefettura, stiamo lavorando molto bene con la polizia stradale, con i carabinieri, quindi voglio dire c'è una bella integrazione da questo punto di vista. Certo è che qualche forza in più aiuterebbe e naturalmente migliorerebbe e aumenterebbe la presenza sulle strade, perché effettivamente l'attività di prevenzione, diciamo, è quella che previene e quindi aiuta a far sì che incidenti stradali, soprattutto importanti, di una certa gravità, non accadano, ma aiuta anche a correggere i comportamenti delle persone e quindi a evitare situazioni veramente pericolose.
Prevenzione nelle scuole, perché bisogna iniziare dai più piccoli a spiegare come ci si comporta quando si guida un mezzo, qualsiasi sia il mezzo, ma anche perché poi i bimbi sono molto bravi a trasmettere quello che apprendono a scuola ai genitori. Spesso i bimbi in macchina con i genitori fanno notare quando c'è un comportamento sbagliato e quindi sono dei buoni maestri di vita anche loro. I bimbi sono il nostro futuro, quindi abbiamo tutto l'interesse a, come dire, a costruire un futuro migliore, anche se possibile. Quindi trasmettere tutte quelle nozioni, quelle insegnamenti, quelle cognizioni che sono importanti, soprattutto da un punto di vista del comportamento civico in generale, che poi richiama anche al rispetto di quelle che sono le regole per la convivenza civile, tra cui anche quelle norme del codice della strada, che sono importanti per frequentare la strada tutti insieme in modo diverso, nel rispetto delle regole, soprattutto rispettando il diritto della sicurezza personale propria, ma soprattutto quella altrui. E questo secondo me è un passaggio fondamentale, che dobbiamo essere un messaggio fondamentale anche che dobbiamo cercare di trasmettere ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, ai bambini delle scuole, perché solo con questo, in questo modo riusciamo a nel tentativo di costruire una società migliore, soprattutto quella che dovrà venire, e naturalmente anche quella attuale, ma con riguardo soprattutto ai ragazzi, ai bambini, cercare appunto di metterli in condizioni di essere delle persone future che cresceranno nel rispetto delle regole, soprattutto rispettando quello che è la vita altrui e il diritto di sicurezza altrui. E a proposito di bambini, l'ultimissima domanda: genitori responsabili quando viaggiano con i bambini, o rilevate ancora comportamenti dal senso sbagliati, quindi di bambini non seduti sul seggiolino, senza cintura, spesse volte si incrociano ancora i bambini che sono magari appoggiati dietro tra i due sedili, e si può solo immaginare quello che potrebbe succedere in caso di una frenata brusca, e quindi rilevate o sono rari ormai, c'è maggiore consapevolezza del comportamento da tenere, anche perché poi sappiamo che ci sono delle sanzioni previste dal codice della strada in tal senso? Certo, devo dire che c'è una consapevolezza maggiore, sono molto molto rari oramai i casi in cui i bambini non vengono attaccati alle cinture di sicurezza o ai seggiolini di sicurezza secondo le norme. Quindi diciamo che da questo punto di vista e in questo campo c'è molta attenzione, c'è maggiore consapevolezza e rispetto di quelle che sono le particolari e specifiche regole. Comandante, grazie infinite per il suo intervento, speriamo di aver trasmesso in modo puntuale, che sia arrivato, perché noi l'abbiamo trasmesso, lei l'ha trasmesso benissimo, che sia arrivato il messaggio. Adesso andiamo incontro alla stagione estiva, in molti si metteranno sulle strade, insomma partite un po' prima, rispettate i limiti e occhi sulla strada, il cellulare lo guardiamo quando ci fermiamo, oppure ci fermiamo, guardiamo il cellulare e poi ci rimettiamo in moto. Grazie davvero al comandante della Federazione Polizia Campo San Pierese, comandante Antonio Paolocci. Buon lavoro, a presto, grazie comandante. Grazie a voi, grazie mille, buongiorno. Buon lavoro, e noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta ancora con la cronaca, torniamo alla vicenda della neonata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova per una emorragia cerebrale, è stata aperta un'inchiesta, ma ci aggiorna in diretta da Venezia la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Le novità al momento non sono moltissime, nel senso che le condizioni della bimba, una neonata di 5 mesi, sono ancora stazionarie, il che significa che sono ancora molto gravi. Come hai anticipato, lei è ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova ed è ricoverata lì da lunedì pomeriggio, dove è stata portata con l'elisoccorso direttamente
direttamente da Chioggia. Che cos'è successo? Allora, innanzitutto, come hai detto, è stato aperto un fascicolo, anche se il magistrato al momento non ha ancora indagato nessuno. Si sta lavorando, stanno indagando sul caso i carabinieri per cercare di capire che cosa sia accaduto. Quello che noi possiamo fare in questo momento è sintetizzare la vicenda per cercare anche noi di capire che cosa sia effettivamente successo nelle ore precedenti all'arrivo al pronto soccorso di Chioggia della bimba. È arrivata infatti sabato sera, appunto, al pronto soccorso di Chioggia, accompagnata dalla madre e da altri familiari già in gravi condizioni. Quando è arrivata sul posto, i medici l'hanno subito presa in carico, hanno cercato di curarla, ma poi appunto lunedì pomeriggio, con l'aggravarsi del suo quadro clinico, hanno deciso di mandarla a Padova, proprio nella pediatria dell'ospedale di Padova, per le sue condizioni così gravi. Quando è arrivata, in realtà non aveva particolari segni che potessero far pensare ad una caduta o a delle violenze nei suoi confronti. Stiamo parlando ovviamente del fatto che la piccola è arrivata con un'emorragia cerebrale, un ematoma molto importante alla testa. Dunque, quello che può in qualche modo aver destato il sospetto, e dunque forse è per questo che sono intervenuti i carabinieri e dando vita ad un'indagine che è stata aperta e che è in corso, hanno pensato ovviamente, anche segnalati dai medici, di intervenire per cercare di capire che cosa possa essere successo, ascoltando la madre e anche i familiari che hanno accompagnato la neonata lì quella sera, sabato sera. Tra le varie ipotesi al vaglio che si stanno cercando di tenere in considerazione c'è quella dello scuotimento. Si sa che quando un bimbo è così piccolo, uno scuotimento anche involontario da parte di un adulto, da parte di qualche familiare che si trovava in casa nelle ore precedenti, può avere scosso la bambina in maniera abbastanza importante, e senza magari anche rendersene conto, oppure preso da un momento di nervosismo, come a volte può succedere, magari con un pianto prolungato, e quindi aver scosso a tal punto questa creatura e averle provocato appunto questa emorragia cerebrale. Quando è arrivata infatti al pronto soccorso aveva la febbre alta, aveva le convulsioni e il vomito. Anche per questo poi, a distanza di neanche 48 ore, i medici, vedendo che non si stabilizzava il suo quadro clinico, hanno deciso di farla trasferire a Padova. Ricordiamo che in un neonato lo scuotimento è un atto davvero importante, che può provocare seri danni cerebrali, addirittura può essere anche letale, perché il cervello del bambino è ancora molto delicato e si sta ancora formando e posizionando in maniera corretta. Dunque è una situazione drammatica, tutti sono in apprensione per cercare di sapere se questa bimba, che al momento è sedata, si riprenderà. I medici nelle prossime ore cercheranno di capire se sia possibile ridurre la sedazione, per vedere quale può essere una sua eventuale reazione, e dunque passo dopo passo cercare di capire che quali possano essere state le conseguenze. Naturalmente tutti ci auguriamo che non ce ne siano. Questo è più o meno il quadro della situazione. Molto altro non è ancora dato sapere, perché c'è ovviamente sia nel rispetto della privacy della piccola, che è minore, come sappiamo bene essere importante tutelare i bambini, anche proprio dal nostro punto di vista, sia anche
per cercare di capire come poi si svilupperanno le indagini dei carabinieri in tal senso. Ecco, per cui se non ci sono altre domande, Francesca, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie. Naturalmente se dovessi avere ulteriori novità chiedici la linea. Grazie ad Ilaria Marchiori e buon lavoro, a presto, grazie. Certamente, grazie a voi. Grazie Ilaria. E questa insomma la vicenda che arriva da Chioggia. Ci auguriamo naturalmente che la bimba possa riprendersi e poi saranno gli inquirenti a fare luce su questa vicenda. E adesso una terribile storia di violenza che arriva dalla Marca Trevigiana e che vede come vittima una giovane ragazza disabile. Per questa vicenda ci sono due giovani a processo. Lei, 23 anni, invalida all'85% per un ritardo cognitivo. Loro, 26 e 25 anni, accusati di violenza sessuale. I due giovani kosovari saranno processati con questa pesante accusa emersa dopo una lunga indagine partita dalla denuncia della ragazza e dei suoi familiari nel 2017. Un primo episodio ai giardini di Sant'Andrea a Treviso, dove secondo il racconto della 23enne, ritenuto pienamente credibile dopo un incidente probatorio, la giovane fu avvicinata e subì molesti e palpeggiamenti in una zona appartata dei giardini da parte di uno dei due stranieri. Ma durante le indagini della polizia seguite alla denuncia emerse anche un secondo fatto ancora peggiore. Protagonista è un altro giovane kosovaro che in questo caso l'avrebbe costretta in un luogo chiuso a subire un rapporto completo, intimandole con minacce di non raccontare nulla. I due ora sono invece a processo, rischiano fino a 10 anni di carcere. Fissata la data dei funerali dell'operaio deceduto sul lavoro a Costa Bissara nel Vicentino, si attende ora l'esito dell'autopsia. Si svolgeranno venerdì alle 10.30 nella chiesa delle Maddalene a Costa Bissara i funerali di Antonio Fabris, il dipendente comunale di 63 anni, deceduto sul lavoro mentre tagliava l'erba a bordo del piccolo trattore. Lavorava lungo la pista ciclabile di Via Martiri della Libertà mercoledì scorso, intento a sfalciare il verde pubblico quando il mezzo agricolo si è rovesciato finendo nella roggia, incastrando l'operaio. Per lui non c'è stato nulla da fare. Che si sia trattato di un malore o di una tragica fatalità, a chiarirlo saranno gli esiti dell'autopsia che si è svolta lunedì. Intanto l'autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta per la celebrazione delle esequie. Domani alle 19 la comunità si riunirà nella chiesa delle Maddalene per recitare un rosario. A fuoco il plateatico della stazione di Bassano. Ora ci sono le indagini in corso per capire le cause del rogo. Incendio nella notte al bar della stazione ferroviaria di Bassano. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3:30 per spegnere le fiamme che sono divampate nel plateatico del locale che si trova nei giardinetti lungo il primo binario. A causa del rogo si è deformata la copertura della pensilina e l'arredo è andato danneggiato. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto insieme al gestore del bar. Le operazioni dei pompieri per il completo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della struttura sono terminate poco prima dell'alba. Restiamo nel Vicentino, ma ci spostiamo a Trissino, dove un giovane chiama i carabinieri per denunciare un furto, ma i militari lo portano in caserma e lo denunciano. Sentiamo perché. Trissino, un cittadino di origine moldava di 21 anni, è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Lo stesso denunciato aveva richiesto l'intervento dei militari, dichiarando di aver subito il furto dal portafoglio. Il giovane si trovava all'interno di un locale della zona verso le 2 di notte. Ai carabinieri il moldavo aveva dichiarato che a sottrargli i portafogli erano stati alcuni sconosciuti che nel frattempo si erano dileguati, ma aveva affermato l'intenzione di farsi giustizia da sé, brandendo un coltello tipo stiletto della lunghezza di 7 centimetri. L'uomo è stato bloccato, accompagnato in caserma e denunciato all'autorità giudiziaria. Il dirigente di una squadra di hockey su pista colpisce l'arbitro con una testata. Per lui scatta un DASPO di 5 anni. Non potrà accedere alle manifestazioni sportive per i prossimi 5 anni il dirigente che ha colpito l'arbitro con una testata. Non è infatti rimasta senza conseguenze l'aggressione subita dall'arbitro federale sabato 30 aprile al termine dell'incontro di hockey su pista di Serie A che si è svolto nel palazzetto dello sport Palalido di Valdagno. Al termine della manifestazione il dirigente di una nota squadra sportiva avrebbe aggredito, a quanto si apprende dalle ricostruzioni della questura nei pressi degli spogliatoi, il direttore di
di gara, sferrandogli una violenta testata. L'autore della violenza è stato subito individuato ed identificato dal personale dell'Arma dei Carabinieri presente sul posto. L'arbitro, soccorso e portato in ospedale per le gravi ferite al volto, ha riportato una prognosi di 19 giorni. In base agli accertamenti condotti dalla Digos di Vicenza, la condotta del dirigente è stata ritenuta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive. Pertanto il questore Paolo Sartori ha disposto nei confronti dell'uomo un decreto di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di 5 anni. Non si arrende la famiglia di Henry Amadasun, il 17enne morto sulla passerella Benetti tra Torre e Cadoneghe. Siamo in provincia di Padova. Il fatto è accaduto lo scorso settembre. Il giovane era stato ritrovato senza vita. L'avvocato incaricato di seguire il caso ha formalmente chiesto alla Procura di Padova la riapertura delle indagini. Una morte su cui ancora ci sarebbero dei punti da chiarire, quella di Henri Amadasun, 17 anni, che come Ahmed Jouidé i suoi ultimi istanti di vita li ha trascorsi proprio su questa passerella. Era scomparso da casa il 18 settembre, un sabato sera. Il suo corpo senza vita è stato ripescato 2 giorni dopo nelle acque del Brenta, all'altezza della tristemente famosa passerella Benetti tra Torre e Cadoneghe. Per la Procura di Padova i fatti che avevano portato alla sua morte non costituivano reato e il caso era stato chiuso. La famiglia di Henri, che non ha mai creduto a questa tesi, si è da subito rivolta all'avvocato Marcello Stellin. Il ragazzo, fino al giorno in cui ha fatto perdere le sue tracce, non aveva mai dato segni di squilibrio in casa. Di conseguenza, dal giorno successivo, insomma, al suo decesso, il sottoscritto è stato incaricato perché cercasse di pervenire ad una ricostruzione autonoma dei fatti che hanno portato alla morte del ragazzo. L'autopsia eseguita in via amministrativa sul corpo del 17enne parlava di sospetto annegamento. Di sicuro Henri non aveva assunto né alcol né sostanze stupefacenti nelle ultime ore. Chiaramente questo della negatività rispetto ad un'assunzione recente di alcol o di droga deve essere un elemento che noi auspichiamo porti la magistratura a riconsiderare la tesi del suicidio e quindi a riaprire le indagini e a cercare di ricostruire il fatto in maniera per quanto possibile completa. Tra gli incontri avuti da Stellina anche uno scambio con il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro. Una morte, quella di Henri, che riporta inevitabilmente alla mente un fatto più recente, la scomparsa di Ahmed Jouidé, trovato senza vita nello stesso tratto di terra che lambisce il Brenta a soli 15 anni. E allora torniamo con il fatto che la vicenda che vi abbiamo dato in apertura, il tentato omicidio, il tentato femminicidio di una 50enne infermiera coltellata dal marito all'Arcella a Padova. E allora mi collego subito con Valentina Visentin. Buongiorno Valentina, dove ti trovi? Sì, buongiorno Francesca, siamo all'esterno del Centro Veneto Progetti Donna che accoglie le donne vittime di violenza e pensate, nel 2021 sono state 1100 le donne seguite solo qui nella provincia di Padova, un numero importante che fa riflettere soprattutto perché forse le donne hanno imparato a denunciare, riescono ad avvicinarsi meglio a queste strutture per poter raccontare le loro storie. Questa nuovo purtroppo storia di violenza padovana pone l'accento sulla recidiva da parte dell'uomo che era già stato in carcere per un femminicidio avvenuto nel 1999 e poi per stalking. Cosa vuol dire? Dove si è falliti in questo caso? Pensiamo che per questo tipo di pene, per questo tipo di reati debbano esserci in carcere dei percorsi ad hoc che abbiano l'obiettivo di non solo rieducare, come appunto previsto dalla nostra Costituzione per la pena, ma anche consapevolizzare rispetto alla cultura in cui siamo immersi, una cultura patriarcale in cui la violenza maschile sulle donne purtroppo è ancora legittimata
e una cultura che porta il nostro paese e l'Italia ad essere ancora nei posti peggiori delle classifiche quando parliamo di diritti delle donne di vivere libere dalla violenza. Spesso purtroppo femminicidi o tentati femminicidi, come in questo caso, avvengono nel cosiddetto ultimo appuntamento. L'uomo chiede un incontro chiarificatore, la donna vuole chiudere definitivamente la storia e in questo momento viene aggredita, uccisa purtroppo molto spesso. Che consigli dare a queste donne che accettano, sperando che sia l'ultimo incontro, che consigli dare a loro? Sicuramente il momento della separazione è il momento più pericoloso per una donna e qualsiasi tipo anche di interazione con l'ex può essere un momento di pericolo. Consigliamo alle donne che sono in questa fase e che comunque che hanno che stanno subendo violenza e maltrattamenti di rivolgersi sempre subito alle forze dell'ordine nei momenti di emergenza urgenza e di chiedere aiuto anche ai centri antiviolenza. Soprattutto vogliamo dire alle donne che non sono sole, che nel momento in cui si chiamano i centri antiviolenza, i numeri dei centri antiviolenza, troveranno altre donne pronte ad ascoltarle, ad essere al loro fianco per affrontare questo difficile percorso. Mariangela Zanni, prima di dare questo numero di telefono, diamo anche altri numeri, quanti sportelli ci sono qui a Padova dove potervi incontrare? Noi siamo presenti in tutta la provincia di Padova con 5 centri antiviolenza e anche sportelli in tutto il territorio. E quindi abbiamo la possibilità di poter incontrare le donne nel luogo più vicino a loro dove loro abitano o lavorano o dove si sentono più a loro agio a venire, a recarsi. Possono chiamarci per 12 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, al nostro numero verde gratuito, quindi appunto possono avere un accesso diciamo molto ampio in ciascuno dei nostri servizi, dei nostri sportelli. Cerchiamo di venire sempre incontro a tutte le esigenze, sia di orario che anche insomma di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Il numero verde, Sì. Prima di restituirlo nello studio, inquadriamo e mostriamo il numero verde che è 881 46 81 che le donne possono gratuitamente chiamare per ricevere aiuto. Se vuoi, Mariangela, se vuoi dire ancora qualche ultima cosa, perché ovviamente parliamo di violenze che si consumano in ambito spesso domestico e la donna ha paura a staccarsi da quello che lei considera casa a tutti gli effetti. Sì, c'è una paura, ci sono anche delle frasi che le donne si sentono dire continuamente dai loro, dal maltrattante, dal loro partner, che sono quelle ad esempio che ti porterò via i figli, nessuno ti crederà. Noi vorremmo dire che le donne hanno diritto di uscire dalle situazioni di violenza, c'è un sistema, c'è una rete nel territorio che lavora per proteggere, mettere in protezione le donne e i loro figli. Quindi ci sono delle possibilità, ci sono i centri antiviolenza, ma ci sono anche le istituzioni che insieme ai centri antiviolenza agiscono proprio per mettere in sicurezza e proteggere le donne da questa violenza. Francesca da Padova è tutto, ti restituisco la linea allo studio. Grazie mille Valentina, rivediamo il numero 800 81 46 81, lo vediamo alle spalle di Valentina Visentin, il numero per chiedere aiuto, perché si deve uscire da queste situazioni di pericolo. Grazie a Valentina Visentin per questo collegamento e adesso noi continuiamo con la cronaca, con un'operazione della Guardia di Finanza del gruppo Bassano del Grappa che dopo un'attenta attività di intelligence ha scoperto l'ennesima azienda cosiddetta apri e chiudi, sequestrati oltre 300.000 euro. Confiscati oltre 330.000 euro, questo è il risultato del sequestro preventivo nei confronti di tre soggetti di nazionalità cinese per mano dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza. Più di 300.000 euro, somma equivalente all'imposta dovuta sulla base dell'omessa presentazione di ricavi in capo a due ditte tessili. Ed è così che le fiamme gialle del gruppo di Bassano del Grappa hanno scoperto l'ennesima azienda cosiddetta apri e chiudi grazie ad un'attenta attività di intelligence, un modus operandi questo ripetuto con entrambe le società in questione. Le attività investigative hanno inoltre consentito di rilevare la mancata documentazione contabile, oltre che l'irreperibilità del titolare.
Allora torniamo a parlare di sicurezza sulle strade, di prevenzione per meglio dire agli incidenti stradali. Lo facciamo insieme a Paola Conte Bortolotto, responsabile dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada per la provincia di Treviso. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Allora, voi come associazione siete impegnati da sempre in questa campagna di sensibilizzazione. Ne abbiamo parlato prima con il comandante della polizia locale del Campo San Pierese, della fase di prevenzione e di repressione che è naturalmente affidata alle forze dell'ordine, affidata a tutta quella che è la struttura della giustizia per dare appunto una risposta a chi subisce un incidente, a chi perde la vita sulle strade, però è fondamentale anche l'opera di prevenzione con i più giovani nelle scuole, ma anche in tutti quelli che sono gli ambiti in cui i ragazzi si ritrovano. Pensiamo ad esempio alle discoteche. Sì, assolutamente, questo è fondamentale. E quindi assolutamente il discorso nelle scuole, ma anche negli altri luoghi di aggregazione, che può essere lo sport, ma anche nei luoghi di lavoro. Non solo i giovani, chiaramente dobbiamo anche tener conto anche delle altre fasce di età. Adesso non so se era già stato detto, anche l'iniziativa della Polizia Locale di Treviso, che farà degli incontri per esempio con le persone che hanno la patente da un tot di anni, quindi è necessario anche questo aggiornamento. Ben venga appunto questo protocollo appunto firmato in regione, e diciamo finalmente non si dovevano aspettare purtroppo tutti questi numeri che sono chiaramente famiglie distrutte, vite spezzate. Comunque ben venga e speriamo che approdi a qualcosa di concreto, perché l'educazione stradale deve essere fatta a tappeto in tutte le scuole. Proprio qualche giorno fa il presidente Zaia, che lo ricordiamo quando era presidente della provincia di Treviso, aveva avviato quella campagna anche molto forte, poi portata avanti, e ha proprio riportato la proposta di rimettere quelle auto accartocciate fuori dalle discoteche, perché alle volte un'immagine è più forte di tante parole, soprattutto quando si parla con i giovani che vivono anche di immagini. Ma io continuo a dire che la sensibilizzazione deve essere fatta chiaramente da personale qualificato e anche aggiornato, perché io ho detto ancora, queste macchine accartocciate forse andavano bene 20 anni fa, può essere che siano efficaci anche adesso, però il discorso shock deve essere accompagnato, quindi la visione di questa cosa può anche essere fissato un momento, però poi scorre via. Quindi sarei per delle campagne di sensibilizzazione un po' mirate alla fascia di età. Vedo che adesso anche la provincia di Treviso si è attivata, e di questo ne siamo contenti ovviamente. Però le campagne di sensibilizzazione e anche nelle discoteche devono essere fatte con una certa attenzione, non fermiamoci a queste macchine accartocciate. Forse utilizzare altri canali, quelli che sono più a disposizione dei ragazzi, pensiamo ai social, magari anche tramite testimonial sono stati molto usati, penso ad esempio durante la pandemia per la campagna a favore della vaccinazione, e quindi magari anche dei volti famosi che parlino il linguaggio dei ragazzi su quelli che sono i canali che usano i ragazzi ogni giorno. Sì, è fondamentale saper parlare ai ragazzi appunto e delle persone che loro appunto accettano e seguono. Chiaramente devono essere scelti appunto dei testimonial anche coerenti con il loro stile di vita, necessariamente, ecco. Lei giustamente diceva non solo ai giovani, perché l'abbiamo capito proprio prima con il comandante, è trasversale, riguarda tutte le età, la disattenzione al volante, il poco rispetto di quelle che sono anche le norme
più banali del codice della strada. Quindi è importante, certo, partire dai giovani, che sono gli adulti di domani, ma senza tralasciare quella fascia d'età. E quindi magari quando si rinnova la patente, magari si potrebbe rinfrescare anche la memoria su altri, su quelle che sono le regole più importanti, o comunque fare una sensibilizzazione mirata anche per i più grandi. Sì, è fondamentale, necessaria questa. Come è necessario assolutamente un appello che ho fatto varie volte alla motorizzazione, che nei corsi di per l'acquisizione della patente è fondamentale vengono impartite delle nozioni sul dopo, cioè sulle conseguenze di una guida sconsiderata. Questo è fondamentale, devono attivarsi il più presto possibile. Io incontro molti ragazzi appunto che stanno facendo anche la patente, ma di questo loro dicono che nelle scuole guida non ne parlano, se non in casi sporadici, e anche questo è fondamentale. Voi come associazione in che modo portate avanti queste iniziative, e se avete magari in programma altre manifestazioni, iniziative proprio per sensibilizzare tutte le fasce d'età? Beh, noi abbiamo sempre continuato con i nostri progetti nelle scuole, che sono i due tipi, dei progetti informativi e soprattutto per le scuole superiori, e di progetti formativi dove i ragazzi vengono incontrati sei ore da una psicologa, dove i ragazzi vanno dentro il problema, prendono un po' più di consapevolezza, perché ci vuole un po' di tempo. E questi sono i nostri due progetti a cui ci teniamo. Però possiamo fare quello che possiamo, sia per i finanziamenti eccetera, quindi è indispensabile l'educazione stradale venga fatta a tappeto da persone anche formate. Noi abbiamo mandato una lettera al Ministero perché venga attivata l'educazione stradale in ogni scuola di ogni ordine e grado, come prevista dalla legge del codice della strada ancora del 92. Non si capisce perché non sia stata attivata. Ora hanno attivato l'educazione civica, che non necessariamente prevede ore di educazione stradale, ma non sono obbligatorie, quindi ancora non ci siamo. Con questo protocollo firmato appunto dalla Regione Veneto speriamo che questo accada, perché cioè, la nostra buona volontà delle associazioni, delle varie polizie, ben venga, ma noi non ci accontentiamo, dobbiamo raggiungere tutti i ragazzi. Perché è importante dai piccoli ai grandi, deve diventare poi proprio la cultura della strada, dove non facciamo fatica poi a stare sulla strada in modo responsabile, ma devono partire dai più piccoli, e deve partire, perché c'è una legge e si fa, non possiamo dormire ulteriormente. Possiamo dire che l'educazione stradale diventi materia scolastica alla pari di tutte le altre che vengono insegnate sui banchi di scuola? Ma assolutamente, perché le dico, c'è una legge che disattesa dal 92, non si capisce, vorremmo anche delle risposte, e vorremmo che veramente venisse attivata, speriamo almeno in Veneto, che nelle ore di educazione civica ci siano obbligatoriamente delle ore di educazione stradale. Noi ovviamente come testimonianza siamo disponibili, però ovviamente dovranno essere formati degli insegnanti per questo. Voi portate anche ai giovani la vostra esperienza personale, perché insomma questa è un'associazione che raggruppa familiari di chi ha perso la vita proprio sulle strade. A volte anche la testimonianza, la sofferenza, il dolore di chi ha perso un proprio caro può colpire la sensibilità dei ragazzi, che sappiamo essere molto attenti a certe cose. E soprattutto questo. E anche per questo che io continuo a andare appunto nelle scuole con gli studenti, perché vedo il riscontro. Cioè, i ragazzi non si rendono conto finché non toccano con mano, quando gli parli di queste tragedie, di questi dolori che cerchi di trasformare ma che non passano mai, e che per una sciocchezza sono capitati e quindi si possono evitare con le nostre scelte.
E quindi la testimonianza chiaramente fa da è essenziale la testimonianza. La sicurezza stradale, appunto, che attraversi tutte le fasce d'età, dai più giovani ai meno giovani, voi in questo vi siete battuti molto per l'introduzione dell'omicidio stradale come reato, eppure i bollettini, il bilancio è ancora molto pesante. Cosa c'è da fare ancora di più oltre all'educazione? Beh, allora diciamo che c'è da fare molto sul piano dal punto di vista della giustizia. È una legge, quella dell'omicidio stradale, che deve essere perfezionata. E noi abbiamo sempre chiesto delle pene certe e congrue, perché così quello che capita poi veramente devasta ancora di più i familiari, quando ci troviamo a avere a che fare con delle pene irrisorie che veramente ci offendono. Quindi c'è da lavorare molto nella giustizia in generale, nella giustizia qua in particolare dell'omicidio stradale, è da rivedere assolutamente. Però cioè, veramente noi vorremmo batterci nella prevenzione, perché dobbiamo prevenire queste cose. Quindi noi appunto le idee le abbiamo sempre date, noi facciamo quello che possiamo per quelli che siamo, perché non è semplice appunto andare a raccontare le proprie storie, e da tanti che siamo a familiari colpiti non ce ne sono molti che vogliono parlare del loro dolore e portarlo continuamente alle persone. Lo facciamo volentieri, ma non ce ne sono molti, quindi per quello che deve essere attivato qualcosa a livello istituzionale. Una cosa che mi permetto è anche, potrebbe essere un'idea, quella che lancio per esempio alla vostra azienda, diciamo, come c'erano appunto quelle strisce dove si raccomandava l'uso della mascherina durante il Covid, beh, se fosse una striscia dove si dice che o si beve o si guida, oppure il cellulare, il telefono non si usa alla guida, credo che anche questa sia una cosa importante, efficace, ecco. Prendiamo questa sua richiesta, la facciamo. Spero appunto possa ogni mezzo, essere. Lei mi aveva detto prima quando ci siamo sentite, ogni mezzo che possa arrivare a destinazione ai ragazzi, ma insomma a chi si mette al volante, ma prima abbiamo detto con il comandante, anche chi è in sella ad una bicicletta deve essere consapevole che può rischiare ed essere un pericolo anche per gli altri, e poi ci sono i monopattini, insomma ci sono tanti mezzi che girano sulle nostre strade che possono diventare molto pericolosi, ma anche da pedoni, perché se noi attraversiamo in modo sconsiderato sempre con questo famoso cellulare in mano e non stiamo attenti che il conducente ci abbia visti, quindi tutti dobbiamo stare attenti sulla strada non siamo soli, dobbiamo considerare anche gli altri, e fa la differenza a volte il prevedere questo, perché l'attenzione sulla strada, io dico ai ragazzi appunto che magari stanno conseguendo la patente, appunto ricordo, cioè il guidare una serie di azioni dove il cervello viene impegnato in modo considerevole, poi agisce la così siamo l'abitudine, ma non è detto perché siamo abituati che il cervello non sia impegnato, per cui c'è da dire che quando guidi si guida, punto e basta, l'attenzione deve essere là. Non possiamo lavorare al telefono, perché molti lavorano guidando, e quando ci sono anche delle conversazioni importanti, impegnative, noi alla guida non possiamo essere attenti a quello che capita davanti a noi. Assolutamente sì, occhi sulla strada, che se si è a piedi, in bicicletta, in moto, in macchina, bisogna prestare attenzione, perché il pericolo può essere davvero dietro l'angolo. Grazie davvero a Paola Conte Bortolotto, responsabile dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada per la provincia di Treviso. Grazie davvero e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, a te. Grazie. No.
È un'altra importante testimonianza del lavoro che anche l'associazione fa per la sensibilizzazione contro gli incidenti stradali. È fondamentale essere tutti responsabili per evitare tragedie. E lasciamo per un attimo la cronaca, apriamo la pagina dello sport con il volley. Allora vado a salutare il presidente dell'Imoco Volley, Piero Garbellotto. Buongiorno, un sorriso che non lascia dubbi. Buongiorno, buongiorno e complimenti, buongiorno presidente. Beh, un sorriso, questo quinto scudetto così sudato sicuramente ci riempie d'orgoglio e di felicità, non solamente noi ma anche tutta la Prosecco Doc, società che insieme a Pietro Maschio dirigo e presiedo. Allora presidente, riviviamo un attimo le immagini di questa, della serata magica di ieri, e vediamo un attimo il servizio e poi commentiamo insieme questo quinto scudetto, il quarto consecutivo per le Pantere di Conegliano. Vediamo il servizio. Orro per Jordan Larson, murata da Raffa Folì, la chiude lei, 15-8 al tiebreak. Imbattibili, la trasferta di Monza regala alle Pantere di Limoco il quinto scudetto, quarto consecutivo di una storia che in 10 anni ha visto Conegliano conquistare la bellezza di 19 trofei. Avanti 2-1 nella serie, era in palio il primo match point, le ragazze di coach Santarelli hanno agguantato subito l'occasione cogliendo il terzo titolo stagionale dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Contro un'avversaria agguerrita come Monza, che aveva sorpreso Limoco in gara 1 vincendo al Palaverde, ci è voluto un altro tie-break per arrivare al traguardo, dopo che le squadre avevano conquistato 2-7 a testa. Poi la festa finale, che ha un sapore particolare per la superstella Paola Egonu alle ultime battute con la maglia giallo-blu. Ora l'ultimo passo è la finale di Champions del 22 maggio contro Istanbul, quello che i tifosi sperano possa essere l'ultimo regalo della Pantera delle Pantere per la sua Conegliano. Presidente, si fa l'abitudine agli scudetti, o ogni scudetto ha la sua storia e quindi è un'emozione nuova. Che sapore ha questo quarto scudetto consecutivo, il quinto per Limoco? Perché finalmente l'abbiamo rivinto davanti a un pubblico, davanti ai palazzetti pieni, e quindi credo che proprio per questo sia ancora più bello. C'era bisogno di tornare alla normalità, c'era bisogno di rivedere i palazzetti pieni e in questo finale di stagione ci ha regalato tutto questo, in più ci ha regalato anche lo scudetto, quindi siamo assolutamente, assolutamente contenti. Uno scudetto sofferto, lei ha detto all'inizio. Assolutamente sì, io credo che erano anni che non si vedesse una serie scudetto così combattuta, con tanti tie break, tante partite così lunghe, continui capovolgimenti di fronte poi, perché anche ieri il secondo set, dove eravamo avanti di 8 punti, ci siamo fatti recuperare, quindi veramente, veramente avvincente, un bellissimo spot per la pallavolo. Abbiamo avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni poi nelle varie televisioni, nei vari circuiti, quindi questo testimonia anche quanto bene fa al movimento, diremmo, aver finali così combattute. Credo sia stato lo scudetto più difficile che abbiamo vinto, e quindi è un sapore speciale. Perché non c'è solo il calcio in Italia, è bene ricordarlo ogni tanto, no presidente? Beh, assolutamente sì, lei consideri che la pallavolo è il secondo sport d'Italia per numero di tesserati, con 375.000 iscritti, e quindi insomma credo che sia uno sport che gode sicuramente di ottima salute e che a livello di nazionale italiana, sia maschile che femminile, ci fa fare sicuramente più bella figura. Ascolti presidente, allora Supercoppa, Coppa Italia, scudetto per ora, però il 22 maggio c'è un altro importante appuntamento con la finale di Champions per chiudere alla grande questa stagione. Intanto oggi ce lo concediamo a brindare a Prosecco Doc e poi da domani iniziamo a pensare a questa finale di Champions, un appuntamento importante, si prevede un palazzetto a Lubiana tutto esaurito da oltre 10.000 persone, giochiamo sempre, giochiamo contro il Vakif, che è la squadra con la quale ultimamente ci siamo contesi diversi trofei, e credo che sarà la partita delle partite, non sarà nulla di facile e di scontato, speriamo di star bene e di far bene. Sarà una partita importante, sarà l'ultima partita della grande Paola Egonu. Ma guardi, di mercato noi parliamo quando è caduta l'ultima palla, fino ad allora stiamo concentrati sul percorso di avvicinamento a questa Champion e continuiamo a lavorare nella società. Poi chiaramente quando sarà caduta l'ultima palla ci sarà chi saluterà, chi resterà, come ogni anno alla fine, no? Poi sarà da fare il mercato e come sempre Pietro Maschio lo farà molto bene. Potrebbe chiudersi un'era per Limoco?
Beh, come tutte le cose, tutte le società sportive hanno dei cicli che iniziano, che arrivano alla maturità e poi finiscono. Quindi è importante, diremo, ogni tanto rinnovare un po' i roster, rinnovare un po' gli spogliatoi e quant'altro. Questo ci insegna anche la Foppa Pedretti Bergamo, che è una società che ha vinto di più e di tutto in Italia, e credo che noi siamo arrivati alla maturità di un ciclo, che cambiare qualcosina non sia sbagliato, insomma. Sono 16 trofei in 10 anni, è un record, è una squadra inarrestabile. Qual è il segreto di queste ragazze? Intanto non so se è un record, prima cosa. Sicuramente un bel risultato, ma non so se è un record. Credo che il segreto nostro sia una amalgama dentro e fuori dal campo. Credo che anche il tema di aver avuto l'Imoco Village ci abbia aiutato molto, perché le ragazze vivono tutte insieme, sono seguite, le più grandi guardano le più giovani, sotto c'è la palestra da fare preparazione, c'è la fisioterapia presente, quindi quello aiuta, diremmo, ad unire molto le cose. Questo è uno dei segreti. E poi chiaramente le squadre non bisogna farle con le figurine, ma bisogna farle, diremmo, incastrando tutto come se fosse un puzzle, cosa che fino ad oggi ci è riuscita, devo dire, abbastanza bene. E i risultati ci sono stati. Poi ci vuole sempre un pizzico di fortuna, e primo di tutti ci vogliono 239 sponsor con l'Imoco e il Prosecco in testa, che ci permettono di fare pallavolo ad altissimi livelli, che ci permettono di fare squadre profonde per poi, diremmo, combattere sportivamente su tutti i livelli. Ultima domanda: sono rientrate le ragazze e cos'è previsto, insomma, per festeggiare, se avete previsto qualcosa, visto che fortunatamente le restrizioni contro il Covid si sono molto allentate, quindi magari c'è la possibilità anche di fare una festa degna di questo. Ma adesso ci dobbiamo concentrare sulla finale di Champions, quindi non c'è tempo per fare le feste. Manuela Dicente insegna che per vincere 5 medaglie alle stesse Olimpiadi la festa si fa alla fine della quinta, non durante le altre, e quindi prevediamo il 23 maggio, quando rientreremo da Lubiana, indipendentemente da come andrà, perché mai che vada saremo vice campioni d'Europa. Prevediamo di fare un brindisi con tutti i nostri tifosi e poi di incontrare magari i nostri sponsor a cena e via discorrendo. Quindi festeggiamenti rinviati. Presidente, grazie davvero per averci dedicato questo tempo. Ancora complimenti a lei e a tutta la squadra per questo grande scudetto. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie al presidente Piero Garbellotto, presidente dell'Imoco Volley, campione d'Italia per la quinta volta, quarta consecutiva. Un traguardo davvero incredibile per le ragazze di Conegliano. E adesso, poi naturalmente questa sera rivivremo le emozioni della partita di ieri e naturalmente dei festeggiamenti nel post gara, poi quelli con i tifosi, abbiamo sentito dal presidente, verranno posticipati dopo la finale di Champions. Allora torniamo alla cronaca, perché andiamo in centro a Treviso, dove una ragazzina è stata derubata dal cellulare mentre aspettava l'autobus alla fermata di via Roma. È una via, per chi non è pratico di Treviso, a ridosso della stazione dei treni, della stazione delle Corriere, un'area, come si dice, calda della città, e appunto l'episodio torna ad accendere i riflettori su quella zona di Treviso. Diciamo che io chiudo a chiave per prevenire, insomma, perché comunque questa è una zona abbastanza soggetta, insomma, delinquenti, diciamo, anche soprattutto. Sì, queste cose qua succedono sempre. Il bar Bottega del Caffè apre alle 7 del mattino. Maria arriva alle 5.45 per preparare i cibi che metterà in vetrina. Con la collega, che arriva mezz'ora dopo, si chiudono all'interno del locale per evitare episodi spiacevoli che, racconta Maria, sono molto frequenti. Ci sono tante persone che magari rubano, ok, o semplicemente ti attaccano anche verbalmente parlando mentre io lavoro, magari alcuni vengono, pretendono di usare il bagno, così, pretendono di mettere in carica il cellulare. Secondo me è peggiorata, nel senso, ma la generazione, secondo me. Come lei, di baby gang parla anche un altro commerciante di via Roma. Quando c'è memoria in negozio, spesso e volentieri, soprattutto il sabato, deve chiudersi dentro, perché comunque ci sono delle situazioni che non sono per niente piacevoli. Noi abbiamo subito ad esempio un paio di furti, due o tre furti, entrano e ti mostrano la cosa, prendono e scappano. E poi ci sono risse. Ultimamente ti dico no,
però ce ne sono state tantissime, cioè erano l'ordine del giorno del sabato, le risse c'erano sempre. Il negozio di sigarette elettroniche è in via Roma da 10 anni. 2 anni fa la situazione era migliore, racconta Alessandro, ma negli ultimi mesi il passaggio di forze dell'ordine si è intensificato. Posso chiederti come ritieni che sia diventata questa zona? Si è peggiorata o migliorata la situazione? È peggiorata tantissimo, troppo. Che cosa succede? Troppe facce strane in giro, sì. Troppe. Altri commercianti, alcuni preferiscono non essere intervistati, parlano di situazione stabile o calma. Più presenza, anche se, mi ripeto per l'ennesima volta, vedo che ultimamente le cose stanno andando meglio, ma il problema fondamentalmente è l'Italia. Devono dare delle pene severe. Ladri in azione, restiamo nel Trevigiano, in 2 abitazioni di Monastier, razzia in pieno giorno mentre gli inquilini sono fuori a pranzo. La rabbia di una delle vittime, che al nostro microfono ha detto, hanno fatto sparire i ricordi di mia madre morta un anno fa. Via più che sia le fedi di mia mamma, gli orecchini, un collier, è una cosa più che sia effettiva, perché è venuta a mancare un anno fa e adesso abbiamo trovato anche rovesciato quadri spostati, la cristalliera dei liquori, abbiamo il telefono, avevano staccato il telefono, avevano fatto un po' di tutto e di più. Non c'è solo la paura, non c'è solo la sensazione di insicurezza, c'è la profonda amarezza di aver visto sparire i ricordi di mamma Flaviana, morta appena un anno fa. La brutta sorpresa per Paolo Campagnol si è materializzata domenica in questa abitazione di Via Vaglio a Monastier. Era fuori a pranzo, i ladri hanno agito in pieno giorno, evidentemente dopo aver monitorato i suoi movimenti. Al ritorno, poco prima delle 14, l'amara scoperta. Hanno sorsato la parte del portoncino e abbiamo trovato la porta aperta così, tutto illuminato, e già qua c'erano già cassetti rovesciati e armadi aperti. La casa completamente messa a soquadro. Era messo male tutto quanto le credenze del salotto, e messo male l'anticamera, i stendini erano stati lanciati in camera, e aperto tutti gli armadi, delle coperte, delle camere, della stireria, e aperto tutto l'armadio da dove dormo qui io, e hanno rovesciato tutto quanto praticamente. Ma il piano dei ladri non era terminato. Proprio di fronte hanno colpito un'altra abitazione, anche in questo caso residenti fuori a pranzo, come da copione attentamente studiato. Hanno eluso il cane da guardia arrampicandosi dalla grondaia e, nonostante l'allarme scattato, sono stati rapidissimi. Rubati soldi, gioielli, persino bigiotteria. Spariti in poco tempo, lasciando dietro di sé la rabbia e la rassegnazione, le stesse di Paolo Campagnol. Entrare, mi sembra ancora di vedere ancora tutto aperto, e sempre paura di trovarli ancora. E chiudiamo, ma non è mai una sicurezza, perché entrano lo stesso. Sono scappati tra l'altro tramite i campi, abbiamo visto le impronte sul giardino, quindi chissà dove arrivavano e da dove sono entrati. Voltiamo pagina e parliamo della carenza di personale, soprattutto in quelle realtà come i locali, gli alberghi, che si stanno preparando alla stagione estiva. Allora parla un'imprenditrice del settore alberghiero. A Jesolo volano le prenotazioni, ma le attività stentano a starci dietro perché, come detto, manca personale. È uno dei nostri ristoranti che potrebbe ospitare fino a 100 clienti, probabilmente rimarrà chiuso perché non troviamo uno chef, e sicuramente è una perdita anche per una località trovare un'attività fronte mare completamente chiusa. Il ristorante è La Mare, inaugurato soltanto lo scorso anno e che sarebbe stato pronto per la sua prima vera stagione estiva, ma così non sarà, almeno per ora, finché non c'è il personale. Siamo in Piazza Nember, Crista Boschian, imprenditrice del settore alberghiero, consigliera di Confapi Jesolo, gestisce l'hotel Lux, oltre ad altre 2 strutture nel litorale jesolano, per un totale di circa 100 dipendenti in alta stagione. Stessa sorte, denuncia Crista, per una collega titolare di un bar chiosco nei pressi di Piazza Mazzini, a pochi metri dalla spiaggia. Quest'anno sarà costretta ad aprire solo a pranzo perché la sera non c'è personale. Noi crediamo che la politica sociale di questo periodo non aiuti assolutamente le persone a candidarsi, e quindi un atteggiamento di sussistenzialismo che abbiamo in questi anni chiaramente non favorisce una persona a trasferirsi o comunque a cercare lavoro quando lo stipendio è pari o simile a quello che viene dato loro per rimanere a casa. Questo poi, ricordiamoci, che porta a un decadimento della formazione. Mancano voglia e competenze, tanto da indurre gli stessi titolari a farsi carico della formazione dei lavoratori fermi da oltre 2 anni a causa della pandemia. Il settore paga quest'anno anche la totale mancanza dell'offerta di lavoratori stagionali stranieri. Non riceviamo proprio candidature o curriculum
curriculum. Quindi ci troviamo adesso ad affrontare una situazione dove manca proprio anche la persona da formare, perché poi una persona che si trova motivata con un obiettivo chiaramente raggiunge con piacere tutti gli obiettivi che ci siamo posti durante la stagione. Un aggiornamento di cronaca che leggiamo dal sito del Gazzettino, da gazzettino.it, A4 nuovo schianto nel tratto maledetto, siamo tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Porto Gruaro all'altezza del comune di San Michele al Tagliamento. L'incidente è accaduto poco prima di mezzogiorno, nell'impatto è rimasto coinvolto un furgone, finito contro il guardrail, due auto, ci sono alcuni feriti, naturalmente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme ai sanitari del l'ospedale di Latisana. Inevitabili come sempre l'impatto sulla viabilità, le conseguenze si registrano infatti code che si sono formate in direzione Venezia. Questa mattina c'era stato un altro incidente sempre sulla stessa corsia in direzione Venezia, ma questa volta nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Uno straordinario atto d'amore verso il volontariato e la parrocchia. Oltre 1.800.000 euro sono stati lasciati in eredità da una coppia di coniugi a favore di quattro associazioni che operano tra Belluno e Aviano. Una donazione tanto inattesa quanto spiazzante per l'associazione Via di Natale di Aviano, un gesto d'amore e di generosità verso il prossimo che ha sorpreso il comitato di intesa, l'associazione Sclerosi Multipla, la parrocchia Don Bosco e la Lilta di Belluno, eredi universali dei cospicui risparmi di una coppia, Maria Alberta Berta Darold, scomparsa l'11 maggio dello scorso anno, e del marito Alfonso Giazzon, morto nel 1988. Circa 2 milioni di euro, 1,5 milioni depositati su conti correnti e 500.000 euro in immobili, la cui ripartizione è stata gestita dall'amica nominata esecutrice testamentaria Maria Teresa Bortoluzzi. Io non sapevo che avesse un patrimonio così importante. Abbiamo scelto praticamente, visti insieme, steso questa bozza di testamento nel 2017, quando lei l'ha voluto fare perché si sentiva mancare, dice meglio che faccia le mie cose, ma io non conoscevo il suo patrimonio. È stata una grossa sorpresa. Una sorpresa all'apertura del testamento davanti al notaio Fiorella Francescon. Da quel momento Maria Teresa Bortoluzzi, assistita da un legale, ha avuto un anno di tempo per completare il percorso scelto da Berta Darold allo scopo di valorizzare l'ambito della disabilità, degli anziani, delle persone che soffrono. Circa 300.000 euro a testa sono andati all'associazione Via di Natale Onlus di Aviano, altrettanti alla parrocchia di Don Bosco, che utilizzerà il denaro per restaurare la chiesa di San Giuseppe e per ristrutturare la scuola materna del quartiere, all'AISM che segue in provincia circa 450 persone affette da sclerosi multipla, al comitato d'intesa che ha predisposto piani di intervento a beneficio del volontariato per la terza età. Ogni associazione si è impegnata in un piano che durerà 3 anni a favore dei propri associati, ma anche a favore della popolazione in genere bellunese. Speriamo che diverse migliaia di persone possano usufruire dell'aiuto della signora Darold e del marito. Alla Lilta di Belluno la famiglia Giazzon Darold ha lasciato due immobili, uno in città e l'altro sul Neve Galle, che sono già stati venduti e il cui ricavato sarà utilizzato per costruire la sede e gli ambulatori dell'associazione. Destinatari di parte dell'eredità anche due parenti della coppia, che non aveva figli, e la badante. È un animo molto buono, molto generoso, che io rimpiango, perché è sempre stata anche, oddio, c'era abbastanza una differenza di età, sostanziale differenza d'età, ma la sentivo sempre vicina anche nei bisogni degli altri, insomma. Un esempio. Manca poco meno di un mese all'ultima campanella per gli studenti veneti, allora è tempo di bilancio ma anche di pianificare, di trovare le soluzioni ai problemi vecchi e nuovi per essere pronti quando a settembre riprenderanno le lezioni. Allora sul fronte docenti si stanno effettuando i concorsi per la stabilizzazione dei precari, che dovrebbe assicurare un riavvio, una ripresa delle lezioni all'insegna della continuità didattica. Resta invece il grave problema del reclutamento degli insegnanti di sostegno.
Ultime 4 settimane in classe per gli studenti veneti, con la scuola già al lavoro per assicurare un ritorno sui banchi a settembre il più normale possibile. Sono in corso a tamburo battente i concorsi ordinari per stabilizzare i precari e scongiurare quel turnover di supplenti e discontinuità didattica che si è verificato quest'anno e in passato. Noi contiamo molto sulla possibilità di immettere in ruolo i vincitori di questi concorsi già dal prossimo anno scolastico, e sappiamo che dal Ministero avremo un contingente di nomine in ruolo che negli scorsi anni non abbiamo potuto pienamente utilizzare perché non avevamo gli idonei, non avevamo i vincitori dei concorsi perché i concorsi non c'erano, e quest'anno, avendo i vincitori dei concorsi, contiamo di poter diciamo così ridurre, se non eliminare, e la quella quota, quella fetta di precariato che è una caratteristica molto penalizzante per la scuola del Veneto. Non è invece purtroppo risolto uno dei grossi problemi che riguarda il reclutamento degli insegnanti di sostegno. Perché lì sappiamo già che il numero di nomine in ruolo che potremo fare è nettamente inferiore rispetto al fabbisogno, in quanto abbiamo avuto addirittura meno candidati al concorso dei posti messi al concorso, quindi lì purtroppo avremo ancora una quota di precari e quindi supplenze in numero considerevole da fare. Un anno scolastico, quello che sta per concludersi, ha due facce. Fino a marzo la situazione è stata molto difficile sia per il numero di contagi sia per la complessità del protocollo di gestione dei casi Covid a scuola. Dopo Pasqua la situazione è decisamente migliorata. Ora le scuole sono davvero concentrate sull'attività didattica, sugli ultimi scampoli di attività didattica, hanno ripreso anche le visite di istruzione e le attività esterne, che è una cosa molto positiva, e quindi i contatti col territorio, e si stanno avviando, diciamo così, anche alle attività di scrutini e di esame. E con questo punto sulla scuola e sul lavoro che si sta facendo all'interno della scuola per essere pronti a settembre con il nuovo anno scolastico, chiudiamo questa prima edizione con l'informazione di Antenna 3. Adesso c'è il meteo, poi la pubblicità e poi ritorniamo con la straordinaria A3 che come ogni mercoledì è dedicata alla CGIL. Oggi parleremo di lavoro autonomo, stage e tirocini con le novità introdotte dai nuovi provvedimenti dell'esecutivo. Parleremo insieme a Rossana Careddu, segretaria generale Nidil Treviso, e insieme ad Alessandro Squizzato, segretario Nidil Treviso. Io intanto vi ringrazio per averci seguito, meteo, pubblicità e poi torniamo con la straordinaria A3. Arrivederci. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovare di San Biagio di Callalta. Bentrovati al meteo. L'anticiclone subtropicale si impone con sempre maggior vigore sull'Italia. Bel tempo e caldo dunque sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 11 maggio. Sul Veneto tanto sole, cielo sgombro da nubi, con alcuni addensamenti, specie sulle zone montane e su parte di quelle pedemontane, dove sarà possibile anche qualche veloce temporale nel corso del pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 12 e 17 gradi, massime estive tra i 24 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso stessa situazione, bel tempo, salvo nel pomeriggio sui rilievi sarà possibile qualche annuvolamento, ma in genere innocuo. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime sui 24-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, non sono attese piogge. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 28 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovare di San Biagio di Callalta.
Nuovamente buongiorno, rieccoci in diretta con la straordinaria A3 che al mercoledì dà spazio alla CGIL. Oggi parleremo di lavoro autonomo, stage e tirocini insieme a Rossana Careddu, segretaria generale Nidil Treviso. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Insieme a Rossana diamo il benvenuto anche ad Alessandro Squizzato, segretario Nidil Treviso. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Abbiamo questa inquadratura per qualche problemino tecnico, ma insomma l'importante è sentirvi e vedervi per rispondere anche alle domande dei nostri telespettatori. Il numero è lo 0422 162 332 per intervenire in diretta e fare ospiti a Rossana e ad Alessandri. Allora, io partirei proprio con il lavoro autonomo squizzato, che è stato spesso al centro in questi due anni di pandemia delle nostre discussioni, perché è una delle categorie che probabilmente più di altre, per le sue caratteristiche, ha risentito delle conseguenze della pandemia. Qual è lo stato dell'arte per i lavoratori autonomi e le partite IVA? Sì, allora, il lavoro autonomo ha subito, soprattutto in questi anni, una serie di picchi e tonfi eclatanti, per motivi assolutamente non casuali. Se ne parlava l'anno scorso e anche l'anno prima del crollo delle partite IVA in libera professione, delle tante chiusure proprio per le difficoltà dovute alla pandemia, si è ricominciato a parlare dalla fine dell'anno scorso, dal quarto trimestre, di una nuova crescita. Le partite IVA per i primi due mesi di quest'anno tornano a crescere a ritmi impressionanti. Il dato però è che oltre il 60%, quasi il 70% per quest'anno, delle nuove partite IVA che vengono aperte sono in libera professione, quindi non attività commerciali, non imprese, ma liberi professionisti, lavoratori autonomi che scelgono, probabilmente, quasi sicuramente attirati anche dalle agevolazioni del regime forfettario, di lavorare come liberi professionisti, come lavoratori autonomi. Per cui picchi e flessi abbastanza importanti, perché è molto semplice aprirla, è molto semplice chiuderla, è molto complicato tenerla aperta, è molto complicato lavorare con la partita IVA e riuscire a farsi pagare il giusto. Voi vi siete dati una spiegazione, lei forse lo ha già accennato, dei motivi per cui c'è stata questa importante ripresa delle partite IVA. È una forma di coraggio di fronte alla situazione, o ci sono per le agevolazioni? Insomma, che spiegazione vi siete dati di questo fenomeno? Ma ovviamente, come per tutti i fenomeni complessi, le spiegazioni sono complesse. Volendo un po' banalizzare, ovviamente c'è un po' di tutto. C'è sicuramente una dose di coraggio di chi decide, magari anche alla fine di un lungo percorso di vita come lavoratore dipendente, di fare il salto, di provarci, magari di trasformare una propria abilità o una propria passione in libera professione. Ma l'impressione è che non siano queste, che non sia questa la maggioranza dei casi. C'è una cosa che per noi è un problema, e cioè che, essendo da un punto di vista fiscale così semplice aprire una partita IVA e così poco oneroso, tanti lavori che potrebbero essere lavori dipendenti, lavori subordinati, e che quindi con tutte le garanzie del lavoro dipendente, compresa la malattia, la tredicesima, il TFR, tutte quelle cose che una partita IVA non ha, l'impressione è che tanti siano spinti a aprire la partita IVA con l'incentivo della bassa tassazione, perché in realtà datore di lavoro conviene avere un lavoratore inquadrato con una partita IVA piuttosto che un dipendente. E quindi molto, con questa facilità di apertura, molto del mercato della libera professione forse è un po' drogato da questo comportamento non proprio virtuoso. Non è virtuoso per noi come sindacato, perché appunto dipinge uno scenario del lavoro con pochi diritti, non è virtuoso neanche per la parte datoriale, però io mi permetto di dare questa valutazione se leggo bene anche i segnali che arrivano da quello che scrivono su Sole 24 Ore e tante altre propaggini, perché costruisce un mercato del lavoro poco sano. Una partita IVA che è un'azienda, che è una società di capitali, ha le opportunità di crescere, di strutturare pezzi di mercato sano. Un libero professionista è molto più in difficoltà, è molto meno competitivo.
e se non è un libero professionista, che lo deve essere per la natura del proprio lavoro, l'avvocato, il freelance classico, ok, ma è un lavoratore che avrebbe potuto essere un dipendente, questo non fa bene in generale al mercato del lavoro. Pensiamo però al momento di un colloquio, una persona che cerca lavoro, che ha bisogno di lavorare, che si trova di fronte un datore di lavoro che gli chiede di aprirsi la partita IVA e immaginiamo che pur di lavorare uno accetti. Che mezzi ci sono per, mi passi il termine, difendersi o comunque per tutelarsi, visto quello che lei ci ha appena spiegato? Se ci sono. Allora, qualcosina c'è, ovviamente la prima difesa individuale ma anche diciamo di categoria per se stessi e per tutti gli altri lavoratori che arriverebbero in quel colloquio dopo di sé, e la difesa più grossa è quella più rapida, è una parolina di due lettere, bisognerebbe dire no e iniziare a non accettare più che ci siano richieste diciamo non legittime. Ovviamente tutti abitiamo in questo mondo, se c'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di lavorare, non sempre, non tutti sono in condizione di dire di no. Allora in quei casi più cose sono scritte, più si è tutelati. La parola, soprattutto nel lavoro autonomo, non vale nulla. È giusto pretendere un contrattino un contrattino d'opera che specifica che tipo di lavoro devo svolgere e con che modalità svolgerlo. È possibile aver scritto nel contratto i termini per essere pagati, che in ogni caso non possono essere superiori ai 90 giorni di ritardo rispetto alla fattura. È utile tenere traccia di tutto quello che si svolge, in modo che se, auspicando che non sia così, quello che svolgo ha le caratteristiche non del lavoro autonomo ma del lavoro subordinato, perché sono sottoposto a un orario fisso, perché sono sottoposto a controllo disciplinare di chi mi dà il lavoro, se sono in grado di dimostrarlo, allora posso anche chiedere, da un punto di vista anche diciamo per la giustizia ordinaria, la costituzione del rapporto di lavoro subordinato o quantomeno un risarcimento. Allora, è possibile difendersi, non è semplice. Occorre tanta disciplina, tanto autodisciplina del lavoratore nel tenere traccia di quello che fa. Sono delle misure introdotte dal governo per questa categoria di lavoratori, una su tutte, o meglio, adesso cerchiamo di capire con che modalità anche i lavoratori autonomi sono coinvolti, dal bonus, lo chiamiamo il bonus di 200 euro introdotto nel decreto aiuti Rossana Careddu per redditi al di fino ai 35.000 euro. Interessa anche i lavoratori autonomi? Se sì, con che modalità e che cosa succederà da luglio per loro? Allora sì, il decreto aiuti copre tutta una serie di soggetti, tra cui anche i lavoratori autonomi. Mentre per i lavoratori dipendenti, come per i pensionati oppure per i disoccupati o i precettori di reddito di emergenza, dove è riconosciuto all'interno del decreto una sorta di automatismo, quindi sostanzialmente il datore di lavoro o l'INPS o altro ente riconosceranno questo bonus, chiamiamolo così, dei 200 euro in automatico nella pensione o nello stipendio tra giugno e luglio, per i lavoratori autonomi ovviamente non ci può essere questo tipo di automatismo, perché il lavoratore autonomo per definizione non ha un datore di lavoro. Ecco quindi che sarà necessario attendere le attuative, cioè i decreti attuativi, quindi quelli che ci daranno le informazioni, le modalità operative attraverso il quale il lavoratore autonomo potrà agire per ottenere questo bonus, qualora appunto avesse il requisito di avere un reddito complessivo inferiore ai 35.000 euro. Ovviamente si tratta di reddito complessivo stimato, perché sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi la base di calcolo, diciamo, dei 35.000 euro è riferita al 2022, quindi è del tutto preventiva, cioè come un calcolo a prescindere da quello che si guadagna, diciamo un'ipotesi di reddito. Ad oggi non abbiamo nessuna circolare attuativa, non sappiamo quale sarà di fatto l'ente che fisicamente riconoscerà questi soldi, non abbiamo ancora l'operatività, perché poi ricordiamo che bisogna distinguere i lavoratori autonomi che hanno un ordine di riferimento da quelli che non ce l'hanno. Bisogna capire se per lavoratori autonomi
autonomi si intendono tutti, bisogna capire se si intendono solo quelli non ordinistici, quindi solo quelli che versano in gestione separata, e quindi anche capire se ci sarà una modalità di richiesta, se servirà un'autocertificazione e quali saranno i tempi di, entro i quali questi soldi verranno riconosciuti. Ovviamente si spera che queste circolari attuative siano quanto più veloci possibili per poter garantire, quantomeno in termini di tempo, un'equità, cioè se i lavoratori dipendenti vedranno riconoscersi questi 200 euro con l'automatismo tra giugno e luglio, si spera che anche i lavoratori autonomi vengano posti nella stessa situazione, quindi di poter richiedere questi bonus e poterlo ottenere all'interno di quell'arco di tempo. Però ripeto, ad oggi le attuative mancano, pertanto anche noi siamo in attesa di capire quali saranno effettivamente queste modalità operative, servirà lo SPID, non servirà lo SPID, insomma ci sono tutta una serie di cose che devono essere ancora rese chiare rispetto alla misura che è stata varata, insomma, in questi giorni. Quindi al momento, purtroppo ormai siamo abituati al fatto che arrivano i provvedimenti, però mancano poi quelli che sono i decreti attuativi, che sono fondamentali soprattutto per chi fa il vostro lavoro, perché insomma si deve muovere nell'ambito burocratico, capire come muoversi. Quindi in questo momento, in questa fase, un lavoratore autonomo, partita IVA che sia, deve attendere, capire sì. Quelle che sono le, cioè, non può far nulla in questo momento fino a quando non si capisce che documenti anche semplicemente dover presentare. Esatto, cioè il tema è che si presume che un lavoratore autonomo dovrà inoltrare la domanda in autocertificazione, quindi autocertificare quelle ipotesi di reddito, perché appunto mentre il lavoratore dipendente, come previsto all'interno del decreto, gli verrà riconosciuto questo bonus di 200 euro in automatico, però qualora non ci fossero i requisiti, il datore di lavoro andrà a conguaglio a fine anno e quindi o tratterrà la somma in un'unica soluzione oppure la dividerà in 8 rate. Nel caso del lavoratore autonomo non c'è tutto questo sistema, quindi, come diceva giustamente lei, la cosa da fare è attendere, capire quali saranno le modalità operative. La speranza è che, agendo con questi decreti attuativi da quando sostanzialmente c'è stata l'emergenza Covid, si spera che si sia arrivati a rendere queste procedure quanto più veloci possibili per aiutare il lavoratore appunto a ottenere quello che gli è dovuto. Insomma, speriamo che la pandemia ci abbia insegnato a velocizzare. Speriamo, sì, anche perché insomma, i tempi sono abbastanza stretti, altrimenti si rischia di esserci, come diceva lei, una disparità tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo nell'erogazione di questi 200 euro più che altro. Squizzato, che altri bonus ci sono, c'erano, non ci sono più, ci saranno per i lavoratori autonomi? Allora, non c'è molto, c'è qualcosa che è stato confermato rispetto all'anno scorso. Dal 1° di maggio di quest'anno fino al 31 di ottobre è possibile di nuovo fare la domanda per l'ISCRO, che è l'indennità straordinaria per la continuità di reddito. Era un'indennità che era stata decisa in piena emergenza Covid, serve per dare un qualcosa alle partite IVA che hanno avuto un pesante calo di fatturato, stiamo parlando di liberi professionisti, vale per un triennio, cioè dal 2021 al 2023, quindi sarà possibile, a quanto sappiamo ora, fare domanda anche l'anno prossimo, è possibile riceverlo però una volta sola in questo triennio, per cui la domanda si può fare, poteva essere fatta l'anno scorso, può essere fatta quest'anno, potrà essere fatta l'anno prossimo, può essere ricevuto una volta sola, è dedicato a quelle partite IVA che hanno avuto un calo di fatturato superiore al 50% rispetto all'anno scorso, quindi rispetto al 2021. Che nel 2021 hanno guadagnato meno di 8.300 euro lordi, quindi incassi molto bassi, ma riguardano molti lavoratori autonomi appunto che hanno, diciamo, una partita IVA ma per fare un lavoretto, e che non stanno percependo né NASPI, DISCOL né reddito di cittadinanza. All'interno di questi parametri è possibile fare la domanda, e va fatta tramite SPID, carta d'identità elettronica, solite modalità, nel sito dell'INPS, e avrà un'indennità semestrale che va dai 250 agli 800 euro. Questa è per le partite IVA
cure, non so come chiamarle, non per quei lavoratori che aprono una partita IVA per lavorare per un'azienda. L'esempio che lei ci faceva prima, o vale per tutti a prescindere dal tipo di rapporto che c'è lavorativo poi? Vale per tutti, okay. Vale per tutti proprio perché parte del problema, ma è così, non c'è una distinzione una volta che ho la partita IVA aperta se sono rientro un monocomponente. Nel grande insieme delle partite IVA giustamente anche. Esattamente. E poi c'è l'assegno unico per i figli che può essere chiesto anche dai lavoratori autonomi. Sì. Quindi questa è una misura che è prevista per tutti, abbiamo parlato spesso proprio con lo spazio CGIL per tutti i lavoratori, comprese le partite IVA e i lavoratori autonomi. Ci fermiamo, abbiamo qualche minuto di pubblicità e poi torniamo per parlare di lavoro autonomo, ma ripartiamo per parlare di stage e tirocini per capire che novità ci sono e come stanno andando. A tra poco. Siamo tornati in diretta nella nostra straordinaria 3 insieme alla CGIL per parlare di lavoro autonomo, stage e tirocini. Prima vi do un aggiornamento di cronaca in merito alla notizia data in apertura, questo tentato femminicidio a Padova. È prevista per domani l'udienza di convalida del fermo di Stefano Fattoretti, 50enne di Caprino Veronese, accusato del tentato omicidio della convivente, una 51enne infermiera nella loro abitazione del quartiere Allarcella a Padova. L'aggressione è avvenuta ieri intorno alle 11:30. Allora torniamo con Rossana Careddu per parlare di stage e tirocini. Intanto sono la stessa cosa, messa con due parole diverse, ma rappresentano le stesse modalità, giusto? Sì, assolutamente, sono sinonimi, nel senso che a seconda di come uno vuole parlare può dire stage o tirocinio, però il concetto non cambia. Quindi lo stage o il tirocinio sono quei percorsi formativi che vengono proposti a solitamente ragazzi giovani che sono appena usciti dalla scuola, ma purtroppo non sono nuove le proposte di tirocinio appunto anche a soggetti che hanno età più avanzate, quindi anche adulti, e ai quali vengono appunto proposti questi percorsi. Come ho appena detto, si dovrebbe trattare sempre e solo di percorsi formativi, cioè di vera e propria formazione. Queste persone quindi vengono chiamate a firmare un progetto formativo che non è, ci tengo a sottolineare, un rapporto di lavoro, un contratto di lavoro, ma è un progetto formativo che quindi prevede una durata, un inizio e una fine, prevede un'indennità di partecipazione che non è retribuzione, ma è appunto un'indennità che viene riconosciuta al soggetto tirocinante che appunto fa questo percorso presso un soggetto che viene definito ospitante, e poi abbiamo la presenza del soggetto promotore, cioè di quel soggetto che appunto è promotore del tirocinio stesso. Questa materia è disciplinata secondo appunto la competenza di legiferare in questa materia è data in capo alle regioni. Quindi ogni regione ha una propria normativa relativamente ai tirocini. Questo è bene sottolinearlo perché nel caso in cui un soggetto svolga un tirocinio nella regione, ad esempio Veneto, però il soggetto ospitante, il soggetto promotore si rifà alla normativa della regione Lombardia, faccio un esempio, si dovrà andare a vedere come lo tirocinio è disciplinato all'interno di quella regione. Quindi le durate piuttosto che le indennità di partecipazione possono variare e possono essere diverse a seconda della regione che appunto regola quel determinato rapporto di tirocinio. La legge di bilancio del 2022 è stata apportata una stretta a questo strumento, perché è uno strumento che si presta molto all'abuso. È bene specificare che il tirocinio non è uno strumento che va demonizzato, nel senso che è corretto utilizzare questo strumento se di formazione però si tratta. Negli anni la normativa rispetto ai tirocini risale alla DGR del 2017. Negli anni questo strumento è stato sostanzialmente
molto spesso, non sempre ovviamente, abusato, e quindi a forza sostanzialmente di vedere, di sentire delle storie, comunque grazie anche all'intervento del sindacato che si è sempre fatto portavoce di questi problemi, con la legge di bilancio 2022 c'è stata una stretta. O meglio, è stato chiesto che entro giugno 2022 si sostanzialmente cercasse di rivedere che le sono state date con la legge di bilancio queste linee guida che le regioni dovrebbero integrare all'interno dei loro DGR. Queste linee guida più specifiche che riguardano soprattutto e si sono concentrate soprattutto sulla limiti rispetto all'abuso dello strumento. Quindi ad esempio il fatto che ci debbano essere previste una serie di azioni che mettono dei limiti all'utilizzo fraudolento. In particolare sono state previste delle sanzioni di carattere pecuniario che nelle precedenti linee guida non erano previste. Nelle precedenti linee guida era previsto infatti qualora il soggetto ospitante avesse fatto un utilizzo fraudolento dello strumento, la sanzione era l'impossibilità, l'interdizione dell'utilizzo di questo strumento per determinati periodi di tempo, un anno piuttosto che due anni piuttosto che sei mesi. Invece con queste nuove linee guida si sta tentando di introdurre una sanzione pecuniaria. In particolare si è stabilito che il soggetto ospitante potrebbe essere condannato a pagare 50 euro per ogni tirocinante che sostanzialmente svolge attività lavorativa, per ogni giorno di attività di tirocinio che in realtà era appunto con rapporto di lavoro vero e proprio. Quindi l'impatto su questo strumento è notevole se si riesce a far passare questo tipo di sistema sanzionatorio, perché ricordiamo che lo strumento può essere controllato se c'è anche lo strumento sanzionatorio importante, perché così si evita che si facciano sostanzialmente dei tentativi. Cioè lo stagista mi serve bene, voglio formare un ragazzo nuovo, voglio dargli la possibilità di specializzarsi in quel determinato settore, che ovviamente è una specializzazione che la scuola non può dare, però il percorso deve essere formativo e auspicabile che si trasformi dopo in un vero e proprio rapporto di lavoro. Quindi nelle linee guida c'è anche si cercano di porre dei limiti anche all'attivazione di questi strumenti, cioè non ci può essere l'attivazione continua di tirocini all'interno della medesima azienda per la stessa posizione formativa, perché è chiaro che questo cela in realtà un turnover di forza lavoro. Allora, mettiamo un attimo insieme tutti questi elementi importanti che ci sta dicendo. Allora, innanzitutto le sanzioni mi sembra di capire che hanno la volontà di fare in modo che i tirocini siano applicati proprio secondo quella che è la loro origine, quindi come formazione dei ragazzi in ottica poi di un lavoro futuro e duraturo. Ci sono altri strumenti che sono stati inseriti dalla legge di bilancio, lei ha parlato di una stretta sui tirocini, altre limitazioni che vengono inserite, o diciamo che la più importante è proprio questa delle sanzioni, l'aspetto sanzionatorio per chi applica in modo scorretto proprio questo tipo di non contratto ma di formula del tirocinio? Allora, diciamo che la sanzione pecuniaria è l'elemento più dirimente rispetto a quella che è la normativa. Dopodiché sono stati dati vari punti, ad esempio il limite di una durata massima, il limite numerico dei tirocini attivabili, quindi un soggetto ospitante non può attivare un numero illimitato di tirocini. Per farvi un esempio, così insomma andiamo anche nel concreto delle cose, perché sennò sembra sempre che parliamo un po' insomma troppo genericamente. Ho incontrato un ragazzo che svolgeva attività di tirocinio, in realtà non era tirocinio ma era proprio lavoro, però era inquadrato come tirocinante in una realtà aziendale dove c'era un solo lavoratore dipendente e tutti gli altri soggetti che gravitavano attorno a questo responsabile di ufficio erano stagisti. Voi capite che il soggetto ospitante che per occupare delle posizioni lavorative attiva solamente dei progetti formativi e degli stage deve trovare dei limiti, perché
altrimenti cioè, non c'è l'attivazione di quelli che dovrebbero essere i contratti veri e propri. E come dicevo prima, riagganciandomi anche al ragionamento fatto da Alessandro prima, così si falsa notevolmente il mercato del lavoro, perché non si creano contratti di lavoro veri per prestazioni che invece sono di lavoro. Quindi stabilire anche un limite massimo di attivazione dei tirocini è uno degli elementi di queste linee guida. E poi c'è l'annoso problema dell'indennità. Cioè le linee guida parlano che l'indennità di partecipazione deve essere congrua. Rispetto al termine congruità, ovviamente si scatenano varie ed eventuali interpretazioni. Anche qui le indennità variano a seconda di quella che è stata la contrattazione in sede di DGR rispetto alle varie regioni. È ovvio che, ad esempio, qua in Veneto il tirocinio viene al limite dei 600 euro lordi. Ora, voi capite che se una persona effettivamente sta a 40 ore e fa formazione per 40 ore, apportando magari anche qualcosa all'azienda, perché magari intellettualmente riesce a apportare qualcosa, l'indennità deve essere congrua. Poi se io ho 600 euro lordi può anche andare bene, però se io comincio ad avere 300 euro lordi, voi capite bene che se sto 40 ore presso un commercialista a fare formazione è abbastanza complicato, nel senso che dopo è vero che ci sono, appunto, come si dice, i cartelli fuori dalle aziende che cercano magari forza lavoro. Bisogna anche capire che se io ho un ragazzo pur giovane appena uscito da scuola gli propongo un tirocinio a 300 euro lordi, è fatica, magari lo fa sicuramente, però si auspica che magari dopo la formazione si arrivi a una stabilizzazione effettiva con un contratto di lavoro che ha delle regole stabilite dal CCNL, perché poi ricordiamo anche che il tirocinio, essendo formazione, non comporta ad esempio il versamento dei contributi. Quindi il soggetto che fa il tirocinio fa 6 mesi di tirocinio e dopo questo tirocinio non porta un'assunzione, non ha neanche l'ammortizzatore sociale, quindi non ha la disoccupazione, perché di fatto lui per l'INPS non esiste. Esistono dei tetti per queste indennità di partecipazione? Cioè la normativa pone un minimo e un massimo o è a discrezione, o come ha detto lei, insomma, che sia consona, che sia in rapporto a quella che è poi l'attività che effettivamente si svolge durante questo tirocinio? Allora, sono previsti dei tetti minimi e dei tetti massimi. Ovviamente tutto è modulabile, nel senso che anche il tetto massimo può essere superato. Cioè, qualora il soggetto ospitante ritenga di poter, appunto, riconoscere un'indennità superiore, può farlo. Rispetto a, invece, superare nel minimo, quindi l'indennità limite dell'indennità minima, questo no, perché ovviamente, insomma, si tratta anche a un certo punto di dignità per queste persone che poi di fatto devono fare formazione, perché altrimenti una persona continua a fa un corso di formazione non retribuito piuttosto che fare un tirocinio in questo senso. Comunque sì, sono previsti dei limiti, poi si spera che adesso, riandando al tavolo, se si riandrà al tavolo, si riesca a rivedere anche questi limiti e quindi magari alzarli un po', perché come dicevo prima, è vero che riguarda anche i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e che quindi è corretto che facciano formazione, ma voi capite che nel momento in cui questi tirocini vengono proposti a persone che magari sono adulte e che in quel settore hanno già maturato la loro esperienza e sanno lavorare, questo può essere un problema. Se si stabilisce un limite minimo di indennità di partecipazione abbastanza alto, disincentivo l'abuso di questo strumento. Perché questo strumento ha delle agevolazioni naturalmente per le aziende, è per questo motivo che poi spesso succede che per quella figura professionale si scelga questo strumento anziché un contratto lavorativo a tempo determinato o indeterminato, che sia però comunque un contratto di lavoro che non riguarda il tirocinio, come lei ci ha spiegato. Assolutamente sì, nel senso che ha dei costi notevolmente inferiori, cioè basti solo pensare al fatto che il datore di lavoro non ha in capo il soggetto ospitante, insomma, non ha in capo la parte contributiva, ha un risparmio notevole di spesa. Quindi se ci aggiungiamo poi che il tetto massimo potrebbe essere 600 euro lordi, è ben lontano dai minimi tabellari
aggiuntivi previsti dal contratto collettivo nazionale, insomma, dei vari settori trasversalmente. L'indennità comunque è obbligatoria, perché alle volte ci capita di leggere qua e là, sto facendo uno stage, un tirocinio, non mi pagano solo magari un rimborso spese, invece è obbligatorio. Sì, assolutamente sì. È prevista anche la possibilità, qualora appunto lo stagista, il tirocinante, faccia insomma denuncia presso l'ispettorato, che nel caso di mancata corresponsione delle indennità di partecipazione, il soggetto ospitante possa essere sempre condannato al pagamento di una sanzione amministrativa che può variare da una misura minima di 1.000 a una misura massima di 6.000 euro. Che durata ha un tirocinio e che mi sembrava di aver capito che la legge di bilancio intervenga anche sulle durate, e quindi dove si potrebbe arrivare? Qual è la situazione adesso e eventualmente se ci sono delle novità in tal senso? Allora, guarda, i tirocini possono durare anche 12 mesi. È vero che in questo ambito per i tirocini che abbiamo toccato noi con mano, la durata media di solito è su 6 mesi, non di più. Difficilmente arrivano a superare quella tempo. E la durata dei tirocini è modulata a seconda del soggetto tirocinante. Cioè, se il soggetto è un giovane che rientra all'interno di una fascia di età, se è un soggetto svantaggiato, se è un disoccupato da un certo periodo di tempo, se è un soggetto che magari fa parte che ha la legge 68 e via discorrendo. Cioè, le durate sono modulate a seconda del soggetto tirocinante. È ovvio che non può essere una durata infinita, ma proprio perché lo scopo del tirocinio è quello della formazione e quindi è insito nella definizione stessa dell'istituto che non può avere una durata infinita. E quindi non può essere nemmeno rinnovato per lo stesso tirocinante, cioè scaduti i 6 mesi non posso rinnovare e rifargli un altro contratto, un'altra posizione di stage. O sì? Allora, è possibile, però bisogna sempre tenere in considerazione qual è la posizione, cos'è la posizione al quale il tirocinante deve arrivare attraverso la formazione. Con una circolare del 2018 l'ispettorato del lavoro è stato molto chiaro nel dire: se io attivo un tirocinio per un'attività lavorativa oggettivamente complessa e che quindi prevede una formazione lunga per poi passare al contratto di lavoro, il tirocinio ha senso che abbia una durata di un certo tipo. Ma se io attivo un tirocinio per una mansione ripetitiva, ha poco senso che io faccia un tirocinio di durata lunga e magari lo prorogo, perché in questo caso è abbastanza palese, come ho detto finora, l'intenzione del soggetto ospitante. Quindi anche qua la durata va modulata, appunto perché questa materia è una materia che non si presta a valutazione tranciante, cioè è un istituto che va modulato correttamente e che deve essere modulato a seconda della realtà nel quale viene utilizzato. E quindi è in capo all'ispettorato del lavoro verificare che vengano seguite quella che è la normativa per quanto riguarda perché poi c'è sempre il tema dei controlli, chi controlla che tutto venga fatto nella seconda normativa? Sì, allora è l'ispettorato del lavoro ovviamente, perché l'ispettorato del lavoro riceve tutte le comunicazioni di attivazione. Quindi nel momento in cui io il soggetto ospitante, il soggetto promotore attivano il tirocinio, devono darne comunicazione all'ispettorato del lavoro e il tirocinante, qualora appunto avesse delle rimostranze, potrà rivolgersi all'ispettorato del lavoro oppure anche a NIDIL CGL, che in questi anni ha fatto delle vertenze in materia e quindi è riuscita anche a far cessare dei comportamenti che non erano propriamente ordinari o comunque non abusanti. Quindi sì, in realtà il soggetto preposto al controllo è l'ispettorato in questo senso. Avete una percentuale o comunque una stima di quanti stage tirocini poi si traducano in contratti veri e propri e quindi quella che è una parentesi di formazione fondamentale per il giovane poi arriva, sfocia in quella che dovrebbe essere l'obiettivo finale, ovvero un contratto di lavoro all'interno della stessa azienda?
Allora, non abbiamo una stima precisa rispetto a quelle che sono state le stabilizzazioni. È stato fatto una ricerca, una statistica da parte di Veneto Lavoro rispetto all'attivazione degli stage divisi per province, e dal 2016 al 2020 la provincia di Treviso è risultata la seconda per attivazione di tirocini, quindi c'è un utilizzo massivo di questo strumento in provincia di Treviso in questo momento. Non riusciamo a ovviamente intercettare tutti quanti, perché manca la consapevolezza di poter fare qualcosa, nonostante noi comunque ciclicamente cerchiamo appunto di far capire che lo strumento va utilizzato in un certo modo e quant'altro, è molto complicato, anche perché come i lavoratori precari, tra virgolette ordinari, anche gli stagisti vivono, quelli soprattutto che in realtà lavorano e che sperano in una stabilizzazione, vivono sotto una sorta di ricatto, nel senso che sperano che il fatto di farsi andare bene tutto li porti poi all'effettiva assunzione. Quando poi non è così, si può fare qualcosa, perché la vertenzialità ovviamente si esercita anche a tirocinio cessato, però se non si sono raccolti tutti gli elementi atti a dimostrare che di fatto si lavorava, diventa più complicato. Per chiudere questo cerchio intorno ai tirocini, che consiglio possiamo dare ai ragazzi che si apprestano ad iniziare un tirocinio per essere il più possibile tutelati e vedere poi trasformarsi questo in un contratto di lavoro, se naturalmente poi il ragazzo avrà i mezzi, le capacità, perché non sempre un tirocinio, chi fa un tirocinio ha quelle che sono le doti per affrontare quel lavoro, lo si capisce proprio durante uno stage di tirocinio, ma se dovessero esserci tutte le caratteristiche necessarie, che consiglio possiamo dare ai ragazzi per essere tutelati completamente? Allora, il consiglio che do io, che mi sento di dare io, è quello di informarsi prima di tutto, nel senso che nel momento in cui viene proposto l'attivazione di un tirocinio, prima di firmare il progetto formativo è bene informarsi e capire cosa si sta firmando. Dopodiché devono operare il monitoraggio, perché chi meglio di loro riesce a capire effettivamente se di tirocinio si tratta, formazione si tratta oppure no. Ovviamente con coscienza, nel senso, se io, a me viene proposto un tirocinio da fare, faccio un esempio, in uno studio di commercialisti e mi si chiede di fare delle fotocopie, questo non posso considerarlo come il tirocinio è una forma di lavoro celata, perché se mi si chiede di fare una fotocopia ci può anche stare all'interno del percorso formativo. Differente è se lavoro proprio 40 ore al giorno. In questo caso monitorare l'attività e ovviamente cercare appunto di attivarsi per cercare di capire se questo è corretto. Rispetto a un comportamento da tenere per, tra virgolette, garantirsi nel caso in cui appunto, come diceva lei, la persona sia effettivamente portata per quella posizione lavorativa, non c'è un automatismo, non c'è un obbligo di stabilizzazione, pertanto non c'è un comportamento da tenere, se non quello che insomma più corretto possibile e in linea appunto con le cose insomma che richiede quella posizione lavorativa. E questo insomma è per quanto riguarda gli stage, i tirocini. Abbiamo dato molti strumenti importanti per chi si appresta a vivere questa esperienza, che è comunque fondamentale proprio per acquisire quelle che sono poi le conoscenze, le capacità lavorative. Squizzato, io torno da lei per tornare a parlare naturalmente di lavoro autonomo, per capire quelle che sono le tutele per i lavoratori autonomi, per le partite IVA, le condizioni anche per questa categoria che spesso soffre quelle che sono gli andamenti economici che viviamo e che sappiamo in questa fase essere estremamente delicati. La pandemia prima, la guerra adesso, stanno mettendo in difficoltà il nostro tessuto economico e probabilmente il prezzo più alto lo pagano proprio questi lavoratori. Sì, mi permetto di fare un inciso sugli stage, volevo aggiungere un elemento di riflessione, anche rispetto alle tante uscite stampa riguardo alle attività che non trovano dipendenti, i giovani che non hanno voglia di lavorare. Un datore di lavoro che ha bisogno di assumere un ragazzo giovane, inesperto, magari senza esperienza in quel lavoro, ma che ha bisogno di farlo lavorare, ha l'apprendistato.
È un istituto contrattuale che esiste, è un tipo di lavoro subordinato, ha i suoi vantaggi per il datore di lavoro ed esiste appositamente per fare questa cosa. Lo stage è una cosa diversa, è scuola, e quindi non è lo strumento adatto per utilizzare una persona inesperta ma che deve lavorare. Quindi, cioè l'apprendistato è un contratto di lavoro a tutti gli effetti? L'apprendistato è un tipo di lavoro subordinato che è inquadrato a tutti gli effetti nei contratti collettivi del lavoro subordinato e che ha però all'interno delle sue caratteristiche la possibilità di avere un check dopo 3 anni, un costo inferiore per il datore di lavoro, tutta una serie di agevolazioni per incoraggiare l'imprenditore ad assumere persone meno esperte o che hanno ancora bisogno di formazione. Okay. Lo stage non è un apprendistato, lo stage è una forma di scuola sul lavoro. Un'altra cosa importante che può fare un ragazzo o una ragazza che inizia il rapporto di stage è avere ben presente quello che dice il proprio progetto formativo, che è il contratto che si firma all'inizio, diciamo contratto per capirci, anche se non lo è, in cui è scritto anche il proprio tutor, cioè la persona che dovrebbe costantemente affiancarla ed aiutarla sul lavoro. Nelle tante casistiche che riscontriamo dove questa persona magari non è nemmeno nella stessa sede, allora forse già lì c'è un elemento per capire che quello non è proprio uno stage. Attenzione anche a dove si svolge il lavoro. Faccio un esempio, diciamo, di scuola. Vengo inquadrato in un panificio a fare il mio stage per il panificio, però io metà del tempo lo passo al bar di fianco che è dello stesso proprietario. Sì, è lo stesso proprietario, però no, sto facendo una cosa che non c'entra niente con il mio stage, quello è lavoro nero. Quindi attenzione, perché so che da noi, insomma, il tessuto produttivo è complicato, ci sono anche tante attività che hanno più partite IVA, più ragioni sociali. Attenzione a come viene utilizzato sul lavoro, quindi leggere bene il proprio progetto formativo, sapere chi è il suo tutor, sapere per chi sto lavorando, avere rispetto del mio lavoro, nel senso che anche se ho 18-20 anni, se sto lavorando, se sto producendo ricchezza per la persona che mi ha inquadrato con uno stage, non è che non merito di essere pagato, non merito riconoscimento perché ho 18-20 anni. Sto producendo ricchezza, merito riconoscimento tanto quanto i miei colleghi di lavoro. La dignità lavorativa che è rientrata nelle manifestazioni del 1° maggio passa anche attraverso gli stage. Una domanda, non so se farla lei squizzato o farla a Rossana, ma che mi è venuta in mente adesso mentre lei parlava. Uno stage deve avere sempre alle spalle una scuola? Cioè il ragazzo che arriva allo stage deve avere un documento della scuola o può benissimo arrivare e quindi iniziare uno stage a prescindere che ci sia alle spalle un percorso scolastico adatto per quell'attività lavorativa? Cioè la scuola che ruolo ha negli stage? Spesso si associa il tirocinio ad un'esperienza scolastica ben precisa e quindi la scuola che fa da, copre le spalle nell'avvio di questa esperienza. Non è sempre così, non è così? No, non è così. Prego. È uguale. Prego, squizzato. Allora, non è sempre così perché? Perché ora noi stiamo parlando degli stage extracurriculari, per cui non collegati con le scuole. Esistono anche gli stage che sono all'interno della scuola, ad esempio quelli che fanno gli istituti professionali, che però sono una cosa completamente diversa e che possono anche non prevedere un rimborso. Okay. Okay. Per cui stiamo parlando di 3 istituti diversi. Quando non si è mandati su un posto di lavoro dalla scuola, perché si sta andando a lezione e si ha un tot di giorni previsti per curriculum scolastico da fare su un posto di lavoro, in quei casi sta parlando di stage extracurriculari ed è quello di cui abbiamo parlato, quindi anche in questi casi non occorre avere una scuola né un percorso di studi alle spalle. Rossana, voleva aggiungere qualcosa? No, è esattamente così. Fino adesso abbiamo parlato di tirocini extracurriculari, tanto che tirocini extracurriculari, come detto prima, possono riguardare anche soggetti che non sono proprio giovanissimi. Certo. E quindi non c'è assolutamente il legame con la scuola.
Allora, Alessandro, chiudiamo questa nostra, questo nostro approfondimento sul lavoro autonomo, stage, tirocini, per capire, le ho chiesto quali sono le tutele, ma penso ad esempio nel caso di una vertenza, nel momento in cui magari ci siano delle fatture non pagate o ci sono dei rapporti di contrasto con un'azienda con la quale si lavora, ecco, che tutele ci sono, che mezzi ha un lavoratore autonomo, una partita IVA, per tutelare il proprio lavoro e quindi poi anche quello che è la sua rendita, perché poi alla fine l'aspetto economico non va mai trascurato. Allora, la prima difficoltà, per quello che è la nostra esperienza e per i dati che leggiamo, che ha un lavoratore autonomo in libera professione, è quello di farsi pagare le fatture. È il problema più banale, ma è anche il più pressante. Le fatture vengono pagate in tempi molto lunghi, invece ricordiamo, normalmente vanno pagate a 60 giorni, in caso straordinario a 90, ma non oltre. E se non vengono pagate, andare a recuperare il proprio credito è complicato e costoso. Rispetto a un lavoratore dipendente che ha una forma di privilegio nel fare causa per andare a recuperare uno stipendio, un TFR non pagato, e quindi ha dei costi molto più bassi, dei tempi della giustizia solitamente un po' più brevi, il lavoratore autonomo deve fare una causa ordinaria, ha una serie di costi fissi per le spese legali più alta, ma soprattutto per poter chiedere il credito deve aver fatto fattura, e quindi su quella somma non incassata comunque ci dovrà pagare le tasse preventivamente. E l'altra questione è che il diritto a quel credito va dimostrato, non c'è una busta paga che lo dimostra, c'è soltanto una fattura, per cui è fondamentale, prima di avere i problemi, prevenirli, scrivere bene i contratti d'opera con il proprio cliente, anche se una grande azienda e si è monocommittenti, quello che io percepisco come datore di lavoro è un mio cliente ed è corretto avere un contratto preciso, e poi anche un impegno, cioè un impegno che dice io questa prestazione la pagherò tot, e prevedere qual è la casistica in cui il pagamento può essere rifiutato o parziale, quindi nel caso di non completamento del lavoro o non conformità del lavoro alla richiesta, tutta una serie di cose che sono a carico del libero professionista. In questo mondo, che non è semplicissimo e non era stato pensato così, nel senso che la libera professione era stata pensata per alcune professionalità medio alte o alte, pagate bene, pagate tanto, che in assenza dei diritti dei lavoratori dipendenti potevano comprarseli questi diritti, ok? Con un fatturato che gli consentiva di avere tutta una serie di prestazioni che gli coprivano le spalle. Oggi che la partita IVA sempre di più sta diventando una forma di precarietà, ci troviamo con un sistema che non l'ha assorbita, che non l'ha normata sufficientemente, e in questo buco normativo le nuove partite IVA sono estremamente deboli, sono senza diritti e sono spesso anche senza un fatturato necessario poi per coprirli, per comprarseli questi diritti. Quindi manca una copertura normativa per queste figure? Manca una copertura normativa che... vogliamo dargli un nome un po' più chiaro, mancano dei diritti, manca una carta dei diritti del lavoro che non riguardi unicamente il lavoro subordinato, ma anche nel lavoro autonomo, che possa dare a queste figure una sorta di tutela che oggi è quanto mai necessaria. Dopodiché, l'ottimo, per quanto mi riguarda, per l'opinione che è mia, larga parte della mia organizzazione, è che il lavoro subordinato, dipendente, per chi fa quel tipo di lavoro torni a essere la normalità. Però per le tante figure in cui questo non può essere, in cui è necessaria anche la flessibilità derivante dalla libera professione, in cui la partita IVA non è soltanto una cosa subita, ma è anche un desiderio, per questo tipo di lavoratori occorrono le tutele. E o si riesce a parlare decentemente di equo compenso, cioè di un compenso minimo, giusto, adatto e che non faccia dumping nel mercato, gli consenta quindi a una persona che ha il rischio di impresa di vivere bene, oppure si deve parlare di diritti, e questi diritti va trovato il modo di garantirli.
si era cominciato a dire il vero nel 2018, nel 2015 con il mini Jobs Act delle partite IVA che aveva posto alcuni temi, poi si è impantanato negli attuativi fino ad oggi, sono passati 7 anni, siamo ancora impantanati negli attuativi, per cui in realtà è un discorso che è stato cominciato e poi non è stato più concluso. Come spesso purtroppo accade, ma è certo che sono delle figure che hanno bisogno di questi diritti, che vengano riconosciuti a livello normativo questi diritti, perché abbiamo sentito che rappresentano un'importante fetta dei lavoratori in questa fase. Io ringrazio tantissimo Alessandro Squizzato, segretario Nidil Treviso, grazie a Rossana Careddu, segretaria generale Nidil Treviso. Grazie ad entrambi per essere intervenuti, abbiamo dato molte informazioni, molto importanti a chi ci stava ascoltando, sia per quanto riguarda il lavoro autonomo, sia per quanto riguarda tirocini e stage, per tutelarsi al massimo e perché la dignità del lavoratore sia garantita sempre e comunque. Grazie ad entrambi, grazie a voi da casa per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Arrivederci.